Oh, buonasera, buonasera, buonasera. Adesso dovremmo essere in live. Abbiamo 1, 2, 8 ospiti. Adesso connettiamo tutti, vediamo se arriva anche Sonny. Questa sera veramente. Oh, facciamo un bel video. Vediamo se arriva Sonny. Oh. Ragazzi, abbiate pazienza, per connettere quattro persone non è mai facile, soprattutto se chiedo sempre all'ultimo momento. Oh, eccoci qua, ultimo ospite Ciao, arrivato, siamo tutti, eccolo, siamo siamo tutti. tutti, siamo Buonasera, tutti. buonasera, ciao ragazzi. Ciao, Buonasera. ciao, ciao. Oggi parliamo di cosa sta succedendo al petrolio, al futures, cosa succede? Chi vuole iniziare? Io sono qui per imparare, ragazzi, perché sono quello che sa Allora, meno tra queste persone in questo guarda, istante. infatti Riccardo, la cosa divertente è che l'energia con cui hai voluto fare questa live Perché non proprio. capivo io, non capivo io cosa stesse Esatto. succedendo. La Guarda, se me cosa. lo consenti, parto io perché avevo già il video pronto, ma ho dovuto annullare tutto, quindi ho dovuto rifare tutto. Vabbè, allora, intanto ciao a tutti ragazzi. Ciao. Ciao E noi Pietro. ci vediamo da una vita in realtà, io e Sonny, però vabbè, mi fa piacere, mi fa Invece, più o meno piacere che ci sia questa circostanza. perché io e te, Pietro, ci vediamo tutti i giorni, Vabbè, invece. certo, ci chiamiamo sempre per dirci le cacate. Però Però ci sono le comunque, distanze allora, sociali. da Esatto. dove partiamo? Secondo me in realtà bisogna partire Partiamo da. da dire che è un po' un gossip questo qua Sì, del petrolio, esatto, nel perché. senso che secondo me non si può non partire da cos'è un future, perché se no si pensa che il petrolio sia sta roba qua. Adesso immaginate che sia nero. Io Però in realtà comunque, no, mentre cioè si sta spiegate, mangio, negoziando. come tutti, Prego, mentre vai. spiegate, mangio. Grazie. Si sta negoziando un future, quindi il future è semplicemente un contratto in cui si dice che il future di cui stiamo parlando, che è tecnicamente quello di maggio, maggio Maggio. 20, scade domani pomeriggio. Quindi nel contratto c'è proprio scritto domani pomeriggio chi ha questo contratto, sì, e lo tiene fino alla scadenza, si ritrova consegnati a casa 1.000 barili di petrolio, perché il contratto è 1.000. Esatto. Qual è il problema di tutto ciò? Il problema è che non solo la domanda di petrolio è a zero, ma questo non è un segreto, il problema è che non c'è più spazio per mettere sto petrolio, cioè non si sa più dove metterlo. Il governo statunitense ha finito lo Ah, o spazio. meglio, attenzione, costa tanto Eh affittare lo spazio dove tenerlo, sì, quindi perché quello sostanzialmente che nel normalmente si momento. utilizza è già pieno. Siccome il contratto scade domani e chi ha in mano il contratto domani si vede recapitato fisicamente proprio, perché la cosa che tante persone si dimenticano sempre è che dietro i contratti future, dietro i contratti delle materie prime, ci sono le materie prime, cioè dietro il contratto del petrolio ci sono i barili di petrolio, dietro il contratto del grano turco, c'è il grano turco. Quindi se tu ti fai trovare alla fine, alla scadenza, con il contratto in mano, quelli del CME, che è il Chicago Mercantile Exchange, ti chiamano e ti dicono: amico mio, dammi un indirizzo Dove te che li dove mandiamo? te li mando. E attenzione, Esatto. non solamente i costi di stoccaggio, ma anche i costi di trasporto. Oggi Assolutamente. come oggi, provate a immaginare a quanto costa affittare una nave per far partire il petrolio del Canada e farlo arrivare in Europa, cioè ha dei costi allucinanti, motivo per cui il petrolio che scade domani non costa niente o addirittura è andato in negativo, perché chi ce l'ha in mano dice: sono disposto a pagare affinché qualcuno si prenda questo petrolio, Certo. ok? Quindi è andato in negativo, ma il prezzo si è spostato sulla scadenza successiva. Infatti, il petrolio con scadenza giugno ha un prezzo intorno ai 20 dollari, 21, Sì, 22. Adesso, 21 adesso. ecco, 21. Questo perché? Perché tecnicamente quello che ha fatto scalpore non è tanto il prezzo del contratto scadenza maggio,
ma la differenza, il differenziale di prezzo che c'è tra la scadenza di maggio, che scade domani perché il contratto del petrolio scade sempre un mese prima, e il contratto di giugno, che tecnicamente si chiama contango. Aspetta, Luca, secondo me stiamo andando un attimo sul tecnico perché vedo alcune domande un po' così in chat e che secondo me dobbiamo fare un passo indietro. Allora, ragazzi, il future è innanzitutto un documento dove si stabilisce che in un dato giorno tu avrai non solo il diritto, ma il dovere di comprare qualcosa, ok? In questo caso si parla di petrolio, sono 1000 barili, un contratto standard sul CME sono 1000 barili di petrolio. E chi l'ha deciso? È così, ogni mese c'è un contratto in cui si stabilisce che in una certa data verranno, ci sarà una compravendita di barili di petrolio. In questo caso il future di giugno è qualche giorno prima, in questo caso il 21 aprile. No, aprile, giusto, sì, aprile. Siamo ad aprile, vero? Sì, sì, sì. E quindi qual è il problema? È che appunto, come dice Luca, nessuno li vuole fisicamente questi barili perché costa troppo metterli in giro. Infatti, in realtà, non è vero che adesso sono negativi i prezzi, ma se consideriamo tutti i costi, sono negativi. Attenzione, e poi si tratta solo di un prezzo negativo su qualche migliaio di barili, ovvero i contratti rimasti aperti da qui alla scadenza effettiva che è tra poche ore. Quindi, come dicevo, appunto, è più una questione di gossip, nel senso è un momento storico perché mai nella storia la differenza, che tecnicamente si chiama contango, che deriva dal termine continuation in inglese, mai nella storia il contango, quindi il differenziale, è stato così alto. Ma non è che se sul broker che avete in questo momento comprate il petrolio a 0,15 fate i soldi, lo prendete, anzi, in quel posto. Anzi, capito? Esatto. Perché cosa, ecco, accade? Accade, vai, che spiegalo tu. Alla scadenza, quel contratto lì, il broker, siccome sono broker retail, quindi per piccoli investitori, non consentono la scadenza, la consegna fisica. Quindi mentre se per esempio usate la banca, è possibile che ci sia la consegna fisica con i broker vari, CFD per esempio, automaticamente vi scavalla nel contratto successivo. Che si dice, e anzi, roll. È rollover, però bisogna scavallare, che è più... Che ad Harvard dico scavallare. Esatto, c'è lo scavallamento di future. E quindi in realtà so che alcuni mi hanno già scritto, su alcuni broker c'è già stato questo passaggio al future successivo. Sì. Quindi se voi vi comprate adesso il petrolio a meno 40, cosa accade? Che il broker vi costringe a venderlo, quindi lo comprate a meno 40, rimane a meno 40, lo vendete a meno 40 e lo comprate poi a 20. Cioè avete perso 60. Certo, esatto, esattamente. Non tant'è è, non che guadagna niente, una piccola chicca, se si andasse short in questo momento sul petrolio, il contratto successivo dovrebbe fare più 60% e voi sareste ancora in pareggio. Cioè, quindi è un momento dove prima di tutto bisogna fare super attenzione a toccare quel contratto perché è super pericoloso, e poi appunto c'è massima attenzione perché tutti, a me mi avranno scritto 50 persone nell'ultima ora dicendomi: ah, ma allora compriamo. No, no, cioè attenzione, state comprando, è come se voi affittaste un appartamento ad un prezzo clamoroso ma domani vi cacciano fuori. Sì, capito? Proprio così. Quindi fate attenzione, non fatevi prendere dalla fretta, perché non è tutto oro quel che luccica. In questo caso attenzione, perché ci si incaglia, soprattutto in questo con strumenti a cui non, che non si è abituati ad usare, cioè, esatto. Lasciamo perdere se non si è capaci, non c'è fretta, nel senso, petrolio domani è gli stessi prezzi di oggi, non cambia niente. Riccardo, non ti stiamo Riccardo, sentendo, però, non però ti sento. Okay. Questa è la prima volta nella storia che comunque, aspetta che sono altissimo col volume. Questa è la prima volta, guarda, nella storia che succede questo, però. Una differenza così alta di contango, sì. Perché tecnicamente i termini sono contango nel momento in cui il prezzo dello spot è più basso rispetto al prezzo del parli future troppo successivo. Complicato. No, dai, se...
E no, è lo spot. Ma Sonny invece ascolta, dopo aggiunge la perla. Sì, dopo Sonny. No, ma era per alzare un attimino il livello. Cioè, ci sono due termini. Ma tiratela. Ma non è per tirarla, no, è per spiegare, no, cazzo, che almeno la prossima volta che succede la gente sa. Contango è quando il prezzo dello spot, ovvero del prezzo attuale del petrolio, è più basso rispetto al prezzo della prossima scadenza, quindi della prossima consegna sostanzialmente. Può succedere anche il contrario. Facciamo finta che invece di avere gli aerei tutti fermi e le macchine tutte ferme ci fosse un incremento dell'utilizzo di aerei e di macchine, ci sarebbe una super richiesta di petrolio e di conseguenza il prezzo del petrolio di questa scadenza, della scadenza più ravvicinata, sarebbe più alto rispetto al prezzo della prossima scadenza. Questo si chiamerebbe backwardation. Fine. Adesso ridò la parola a Pietro, che così... No, ma in realtà no, volevo rispondere solo a Riccardo. Allora, cioè, il discorso è mai successo? Sì, ogni tanto no, però io non ti sento, quindi non ho capito cosa hai detto. Traduci quel che ha detto Luca. Allora, no, no, ma davvero? No, sto scherzando. Ok. No, no, dai, mi sembrava chiaro in realtà. Allora, prezzi sul West Texas, che è quello del il tipo di petrolio di cui stiamo parlando, negativi, io sinceramente non me li ricordo. Su altri tipi di petrolio americano, in aree interne, quindi tipi di petrolio shale, che è un petrolio particolarmente difficile da ottenere, anche faticoso da usare, da raffinare, lì è già successo in passato che ci fossero, anche di recente in realtà, che ci fossero delle varietà di petrolio in negativo, perché c'è un eccesso di ne estraggono a palate, ok, non sanno dove metterlo. È un petrolio di bassa qualità, nessuno vuole quello di alta qualità, figuriamoci quello, quindi in realtà è già successo. Poi era già successo anche in passato con altri tipi di gas naturale, però sì, sul West Texas che io sappia no, non credo. Certo. esatto. No, no, è proprio un momento storico per questo, cioè c'è un differenziale incredibile e questo secondo me è un po' il punto della questione, perché se da un certo punto di vista non è niente di che questa differenza tra le due scadenze, nel senso che può capitare, quello che però invece deve far pensare secondo me è che ci troviamo in un momento in cui davvero c'è un differenziale così ampio che ci sta dicendo: ragazzi, c'è qualcosa che non va veramente di pesante nell'economia, perché mi sembra di essere tornati personalmente ad un mese e mezzo fa, quando le borse facevano nuovi massimi e in Cina cominciavano a chiudere tutto e a mettere in lockdown la seconda nazione più potente al mondo. Oggi ci troviamo nella situazione con il petrolio, chiaramente l'abbiamo spiegato, questa scadenza molto ravvicinata che va a zero, e le borse di tutto il mondo che rimbalzano come se tutto fosse finito, come se tutto fosse già in ripresa. Adesso non so voi cosa ne pensate, ma a me fa un po' paura, perché mi sembra di ritornare appunto a un mese e mezzo fa, quando tutto saliva tutto saliva mentre il mondo cominciava a fermarsi. Io voglio sentire Sonny, perché lui tra noi è quello molto più tecnico, anche più sullo sguardo con le cripto, e voglio vedere se hai qualcosa lato anche cripto e petrolio da inserire riguardo a questo. So che magari sono due cose che non c'entrano niente, però magari... Non sono direttamente correlate, quanto le cripto più che altro sia sicuramente a tutti quelli che sono i prodotti che producono energia, perché come ben sapete il controvalore delle criptovalute e l'energia che serve per minarle, no? Quindi insomma, quando i prodotti energetici tendenzialmente costano poco, come in questo caso, ma non è proprio tanto il caso del petrolio, altri prodotti legati all'energia, le cripto dovrebbero andare comunque incontro ad un apprezzamento, ma questo qui lo vedremo nei prossimi giorni. Hanno toccato dei minimi importanti, quindi per le cripto potrebbe anche essere un momento, anche in vista halving Bitcoin, di ragionare su qualche piccolo posizionamento, okay, nella proprio asset allocation.
Per ciò che riguarda il petrolio, oggi è sicuramente una giornata storica, perché tutto quello che avete introdotto voi, fantastico tra le varie cose, perché è un'introduzione degna di nota, sia per ciò che riguarda... No, no, Pietro, è notevole, insomma, tentare di spiegare anche in parole semplici il funzionamento di quelli che sono gli strumenti finanziari. Tu in questo hai un grandissimo merito, cioè li tratti con una semplicità... con una semplicità comprensibile anche al popolino, ossia alle persone che magari non hanno particolari competenze in materie finanziarie, e quindi si riesce a comprendere un po' qual è la differenza tra i vari strumenti finanziari che abbiamo a disposizione. Oggi è una giornata storica proprio perché l'effetto contango, invece, di cui parlavi tu, Luca, che hai spiegato in maniera eccelsa, per ciò che riguarda il YT è la prima volta nella storia che accade. Hai detto bene Pietro, è accaduto sul gas naturale, accade sul gas naturale, è capitato sovente, qui la forbice si è allargata pesantemente. Sull'effetto contango c'è il caso di Fibro, non so se voi ricordate questo caso, io ho avuto modo di studiarlo in questi giorni perché stavo cercando un po' di capire come si muoveranno anche le quotazioni dei futures con scadenza successiva, perché il trader deve far questo, deve elaborare delle strategie sul long term, perché se io punto a guadagnare devo capire fondamentalmente quale sarà l'andamento dei prezzi dei future con scadenza successiva. Quindi io oggi non vado ad investire chiaramente sul future con scadenza a maggio, perché sarebbe un suicidio, i ragazzi hanno spiegato benissimo il perché, ma devo capire che cosa accadrà da qui ai prossimi 30 giorni, che saranno abbastanza importanti per ciò che riguarda la quotazione del petrolio, per sfruttare, come fece allora la divisione della Salomon Brothers, l'effetto contango per guadagnare sulle scadenze successive, dato che in questo momento questi eventi di analisi fondamentale che stanno accadendo, il coronavirus, la serrata, gli aerei fermi, le macchine ferme e quant'altro, hanno portato proprio a quei problemi che si elencavano prima, ossia i costi di stoccaggio, chi se li accolla alla fine, ok? Quindi ora il problema è capire innanzitutto quando il mondo si rimetterà in moto, perché è la cosa determinante per rivedere un implemento della domanda di petrolio, dove c'è un'offerta illimitata, proprio perché? Perché ragazzi, oggi la considerazione che noi dobbiamo fare è su chi ha utilizzato i future per vendere allo scoperto. Oggi, questa sera, queste persone qua brinderanno chiaramente, perché voi mi insegnate che i mercati finanziari hanno degli strumenti che ti permettono anche di vendere allo scoperto. Correggetemi se sbaglio. Certo. Quindi oggi ci siamo ritrovati in una situazione in cui delle persone, anticipando, ok, quello che poteva essere questo momento qui, stasera avranno guadagnato un bel po' di denaro. Molti mi dicevano, ma è il momento di comprare petrolio? Dicevate bene no. Perché? Perché in questo istante noi dobbiamo stare un attimo a guardare alcune scadenze importanti. La prima mercoledì, Luca, come ben sai, scorte di petrolio, dobbiamo capire un attimo che cosa va a succedere dopo questi giorni di serrata per gli Stati Uniti, sono i primi, noi ci ritroviamo in un momento storico molto particolare in questo momento. E poi bisogna ricordare l'altro elemento essenziale e cardine, che è la riunione dell'OPEC di giugno, perché noi ricordiamoci che a seguito di una discesa repentina del petrolio, dove il YT toccò i 20 dollari, fra il range tra i 19 e i 20 dollari, Luca se la ricorderà sicuramente, quando rinasce l'OPEC dopo 10 anni di continui dissidi, e poi il prezzo del petrolio andrà incontro a quella risalita folle, ok? Ora l'OPEC ha già attuato un taglio, i mercati non sono convinti, ma perché? Non tanto per il taglio effettuato dall'OPEC, che si ritrova in una situazione nuova e quindi si ritrova ad affrontare un momento storico nuovo, e quindi quei tagli non sono sufficienti, semplicemente perché c'è una marea di petrolio, c'è un'offerta assurda, tanto da non avere più lo spazio dove tenerlo materialmente. E se la serrata dovesse continuare, questo si potrà verificare anche sulle quotazioni dei future con scadenza successiva. E l'altra considerazione, concludo, e poi insomma possiamo fare delle considerazioni, è che c'è un problema di fondo quest'anno. Il 2020 è l'anno in cui uno degli uomini più potenti della Terra dovrà provare a riconfermare nuovamente il suo consenso negli Stati Uniti d'America. Io vorrei ricordare che tutte le campagne elettorali dei presidenti degli Stati Uniti d'America sono per lo più
finanziate da tantissimi re del petrolio degli Stati Uniti, che se in questo momento Donald Trump non dovesse soddisfare in un certo senso in alcune richieste, potrebbero anche compromettere la sua elezione. E quindi Donald Trump in questo momento ha tutto l'interesse a trovare un punto di incontro sia con la Cina che con gli arabi per trovare una soluzione. Quale sarà in questo momento non lo sappiamo, potrebbe anche essere una, sto supponendo, una serrata. Anche per loro, ok? Cioè smettono di pompare petrolio fino a quando le scorte non saranno smaltite. E allora quello in automatico creerebbe un rialzo anche in funzione di un'aspettativa. Ricordiamoci sempre, il mercato vive di rumors, quindi non tanto sul fatto in sé, buy on rumors, sell on fact, quindi dobbiamo stare attenti proprio a tutti questi episodi, a tutte queste vicende per come si andranno a susseguire. Da lì avremo modo di poter compiere dei posizionamenti sul mercato con qualunque strumento, attenzione, potrebbe anche essere interessante per i più esperti investire direttamente col future piuttosto che in un ETF nel momento in cui inizierà questo big buy. È chiaro che un prezzo del petrolio così non è sostenibile nel lungo periodo e questo è un problema che adesso molti dovranno prendere in considerazione per trovare una soluzione. Mi taccio. Sì, no, volevo aggiungere solo due cose a quello che hai detto. Uno, la Cina, che vabbè, chi mi conosce lo sa, io sono abbastanza fissato con l'Asia, mi affascina e quindi mi vado un po' a vedere cosa accade dall'altra parte. La Cina in realtà in questo momento ha più un ruolo di domanda perché sta comprando, sta prendendo tanto petrolio per pompare le riserve di Stato, aveva già iniziato con delle opzioni a 20 dollari, boh, ragionevolmente continuerà a farlo adesso, se non l'ha già fatto e non lo sappiamo ancora. Quindi in realtà la Cina in questo momento non la includerei negli attori che sono Stati Uniti, No, no, affatto. OPEC e Loro Russia. sono ripartiti, sono abbastanza. Ma loro non fanno neanche parte dell'OPEC, No, no, dell'OPEC Plus, loro infatti. sono proprio Però sotto. stanno già compricchiando, non Sì, sì, tanto, sì, sì. chiaramente, perché vabbè, anche loro sono fermi, però anche lì, insomma, qualcosa stanno comprando. E poi Considera che. anche gli Stati Uniti non è che hanno smesso di produrre, anzi, però già per dire era arrivata un'ipotesi di una richiesta del governo ai piccoli produttori, quelli che fanno più fatica, di è comica, ragazzi. Di essere pagati per smettere di produrre. C'era arrivata così. Non ho capito se era una richiesta ufficiale, se se ne parlava comunque. Beh, per evitare il fallimento, chiaramente, Certo, questo è sì, perché un perché sacco di sennò questo. aziende rischiano di chiudere i battenti definitivamente. E Trump non può Con il permettersi questo in campagna elettorale, altrimenti non ha. prezzo del petrolio così basso in America, tenete presente che lo shale oil, il prezzo di estrazione è intorno ai 40 dollari Sì, a esatto. barile. Si Quindi, sta ragazzi, perdendo proprio siamo a questo. 20, vuol 40 dire per che. quelli Ma. fighi. Esatto, esattamente. Però ecco, il ragionamento che vorrei sottoporvi io è anche un po' più terra terra, nel senso, oggi io parlavo con un amico che ha una società di affitto jet ski a Tenerife e lui mi ha detto: Luca, io sono abituato a fare 500 euro al giorno di benzina, non sto facendo benzina da un mese, quindi la mia spesa è zero. Immaginate cosa vuol dire. Questo su scala mondiale, contando che il mondo non è fatto di società che affittano jet ski, ma è fatto di Boeing 737 che sono al 99,9% per terra e non consumano più petrolio, non consumano più benzina. Cioè, il calo della domanda è una cosa, secondo me, incredibile. E in questo preciso istante, in questo momento storico, che non potrà durare. Diciamolo, non potrà durare, si sono sommate tutte queste cose. Si è sommato il calo della domanda, si è sommato il costo di stoccaggio, il costo di trasporto, perché ricordiamolo, se il petrolio viene estratto in Canada per portarlo in Europa, non è che ci arriva col teletrasporto, ci arriva con le navi e provate a immaginare quello che è il problema oggi di far partire delle navi. Cioè, è un casino incredibile, per dirlo in termini molto semplici, però provate a immaginare quanti soldi avete risparmiato voi di benzina nell'ultimo mese. Io almeno 1.000 euro.
personalmente. Sì, un bel po', quindi, è vero, hai ragione. Quindi proviamo a ragionare terra a terra, cioè detto questo però si ripartirà e oggettivamente non è stupido ed è sensato cominciare a pensare delle strategie per poter guadagnare da un prezzo del petrolio che in questo momento è basso e presumibilmente, se contiamo a chi fa bene oggi un prezzo del petrolio così basso, economicamente a nessuno. Ma perché non è diventato più un bene di prima necessità in questo momento, come dicevi tu, è tutto fermo, quindi noi non consumiamo più qualcosa di cui prima eravamo obbligati in un modo o nell'altro a far uso. Quindi è certo. Come se l'elemento cardine dell'economia, perché io ritengo che il petrolio sia l'elemento cardine dell'economia. L'economia è basata sul petrolio, sull'oro e su altri pochissimi strumenti che vanno un po' a determinare poi tutto quello che accade, un po' le correlazioni di mercato insegnano questo. Io invece volevo sottoporre anche alla vostra attenzione oggi invece una reazione opposta del mercato per il natural gas, che ha superato la soglia dei $2 e potrebbe essere anche molto interessante pensare di vedere se questo lungo rialzo possa essere appunto monitorato e tenuto in considerazione. Già a 1,60 la cifra sembrava interessante, proprio speculare rispetto al petrolio, perché in generale hanno una correlazione diretta. Oggi si crea questo effetto forbice che non si vede molto, molto facilmente. Ora ciclicamente stiamo entrando in una fase molto interessante per il natural gas, quindi potrebbe essere interessante spostare anche l'attenzione su questo in attesa di avere delle informazioni più interessanti sul petrolio per chi ci ascolta, per chi magari in balia dell'euforia inizia alla rinfusa a fare delle operazioni di un problema. Bisogna capire un po' quello che accadrà in questi giorni per elaborare una strategia, come diceva Luca, e puntare insomma a trarre dei profitti, che poi è lo scopo di ogni persona che si butta nel mondo degli investimenti. Non so se voi siete d'accordo con me. Sì, assolutamente. Il mio grande dubbio, ma è il dubbio di tutti e nessuno lo sa, non è che ci arriva, non è che tra noi c'è quello che lo sa, è quanto ci metteremo per far sì che la domanda di petrolio torni ai livelli pre-crisi, perché può essere, cioè, secondo me no, può essere 6 mesi, può essere molto più ragionevole per quanto mi riguarda intorno ai 2 anni, anche 3, lato domanda e quindi non lato produzione. Mamma mia, così tanto? No, Pietro, come mai io a luglio devo andare in vacanza? No, sto dicendo l'economia, sto dicendo lato domanda di petrolio. No, ok. Luca, ma c'è saltato l'IT Forum, porca puttana, ma perché c'è, naturalmente è una situazione abbastanza particolare. No, vero. No, però non parlo, aspetta, del prezzo. Ecco, Pietro, io volevo capire, Pietro, perché 2 anni? Ecco, per inciso. Ma attenzione, io non parlo del prezzo, perché comunque al momento c'è un'economia ferma. Ma anche nel momento in cui l'economia dovesse ripartire, tanto per cominciare, abbiamo già tutte le scorte che vanno esaurite. È già lì, ci vuole un po'. Poi i livelli di offerta al momento sono altissimi, se li tagliano vediamo, ma per ora no, quindi non si può sapere. E poi, boh, io ragazzi non sono troppo ottimista, perché secondo me sarà una ripresa lenta. Adesso 2 anni era per capire che secondo me è più lenta che più veloce. Okay, però okay. Da qui a 6 mesi secondo me non torniamo a quei livelli di domanda. Cioè la vedo molto. Meno male che ho preso solo i voli e non anche gli alberghi, va? Perché cioè magari ieri saremo sentivo dei presidenti di regione però che sono abbastanza intenzionati a dare spazio alle regioni. Sentivo sia i presidenti della regione Liguria, sia il presidente della regione Emilia Romagna, sia il presidente della regione Sicilia, che in sostanza daranno a breve delle autorizzazioni per tutti lì di le strutture ad organizzarsi. Io sulla ripresa non sono molto ottimista, ok, ma io parlo per me, ok, io sono un po' dissidente. Io dal 4 maggio inizio a disobbedire, cioè a me non me ne frega un cazzo, perché con il sole, con il mare, io penso che sia molto tranquillo, abbiamo soltanto quasi 900 persone che sono in ascolto, quindi esatto, benissimo. È proprio l'esempio giusto. Io lo dico molto francamente, io non voglio citare nessuno. Sì, pronto, pronto carabinieri. Io chiedo di andare al mare, chiedo di potermi andare ad allenare molto tranquillamente, di respirare un po' di aria pulita, perché stando poi troppo dentro 4 mura si inizia a svalvolare. Io no, quello che voglio dire è questo, che secondo me ieri sentivo un po' un'intervista esclusiva con gli amici
che è in comune che abbiamo con Luca, c'era il professore Giavarella in diretta con Cottarelli e parlavano un po' di numeri. Io, ragazzi, sono abituato a ragionare su quelli, ok? Oltre che poi su ciò che può accadere. E lui parlava in buona sostanza di un bottino di 400 miliardi di euro di cui necessita attualmente l'Italia per poter arrivare a ottobre, al mese di ottobre, in regola con i conti a livello europeo. Ora bisognerà capire dove si dovrà andare a cercare un po' ciò che manca, perché in realtà MES, non MES, Eurobond, oltre al fatto che per me la proposta più saggia sarebbe la proposta Prodi Curzio, è una proposta molto vecchia che proponeva di creare dei bond sulle nostre riserve auree. Noi siamo il terzo stato al mondo per riserve auree e quindi si potrebbero creare dei titoli obbligazionari collegati al nostro oro di Stato. Potrebbe essere una soluzione. Il fatto è che attualmente si cercano degli aiuti e dei supporti da parte dell'Unione Europea. Il problema è che c'è il Veneto e la Lombardia che hanno intenzione di iniziare a disobbedire, ma perché? Perché chiaramente quelle sono delle regioni che garantiscono all'Italia quasi il 90% dell'esportazione a livello mondiale. Se si fermano quelle due regioni diventa un problema proprio per il prodotto interno lordo. Quindi, è vero che ci sarà una fase 2 adesso molto tranquilla, lenta, ma è opportuno che l'economia, con tutte le precauzioni del caso, riparta, perché altrimenti il crollo del prezzo del petrolio sarà l'ultimo dei nostri problemi, ce ne saranno di molto, molto più Sì, gravi. totalmente d'accordo. Io fin dall'inizio, ma non perché sono un veggente, ma perché è così che dico che più dura, cioè più va a lungo questa cosa e peggio è. Perché se si supera in poco tempo è temporanea, vabbè, pace, metti la pezza. Se diventa molto più lunga di quanto si pensa al momento che duri, diventa strutturale. Cioè il posto di lavoro non è il posto di lavoro. Così ti ho messo un attimo in cassa integrazione, ma diventa proprio perso, cioè basta. E, Ecco, comunque, no, ragazzi. giusto per chiudere un attimo il discorso, quanto ci vuole? Che vabbè, nessuno lo sa, quindi siamo partite delle chiacchiere, che secondo me è anche divertente, vabbè, perché mi diverto a parlare di queste cose. Però, per esempio, la Cina adesso area Wuhan, cioè sono al 10-20% dell'attività dopo 4 mesi in Cina, cioè, quindi non lo so se qua. Adesso qui Italia, ma in generale diciamo paesi colpiti, generalizziamo, se si potrà fare in meno tempo, secondo me no, non meno Secondo della Cina. un punto che volevo sottoporvi, e Riccardo, non so se abbiamo ancora tempo, dimmi tu. Ma per me possiamo andare quanto, avanti quanto volete, Ok, perfetto, cioè tutto il perfetto. tempo che Un volete. punto Io in questo secondo. momento sto ascoltando e prendendo appunti mentali. Ho anche preso penna e carta, ma non voglio, cioè, voglio concentrarmi su quello che dite. No, però sei tu il padrone di casa, mi Ma io raccomando, vi. cioè, Ma quando. ragazzi, io ho mangiato mentre parlavate e non ho bisogno di fare altro in questo momento. Nel caso, dopo, quando avrò Perfetto. bisogno di Che andare in cafone, bagno, me ne vergogna. vado. No, Dovrebbe essere volevo. il Bruno Vespa della situazione per adesso, Riccardo, Io ascolto, per stavolta. ammetto che non conosco, ammetto che non conosco e che sto apprendendo, ragazzi. Comunque, la prossima volta la organizziamo a mo' di aperitivo, se siete d'accordo. Dai, va Per me va bene. benissimo. Arancione, la frutta secca, e ci Allora facciamo vi il. dico una piccola chicca che non sanno tutti, ma vedete quella vetrinetta che c'ha Pietro Michelangeli dietro di lui? È piena di alcolici Ma io che l'avevo notata, vedi? Io l'avevo notata. nel pomeriggio lui si fa i cocktail, non lo dice Ti dico, chiaramente, ma l'avevo però notata, l'avevo notata. è È solo acqua, non appena è arrivato il vodka. primo stipendio a mio fratello, guarda cosa si è preso, gin Ecco, e whisky, ma assurdo, mi l'ho sono morto visto da nelle ridere, storie. suona Amazon, Ha penso che rallegrato sia, l'ambiente, però. sì, ha rallegrato tantissimo l'ambiente, ma suona Amazon, arriva un pacco enorme con bicchieri, ha preso anche le pietre, quelle lì che tu metti, che congeli e poi metti sul bicchiere per fare in modo che il gin o il whisky non si annacqui. E pensavo che fosse un qualcosa. Mi deve arrivare la fotocamera. Pensavo fosse la fotocamera.
apro, ho letto dopo che era per Federico Zanetti, e quindi vedo sta roba dentro, siamo morti da ridere. Questo è un investimento sulla sanità mentale. Sì, è un investimento. Sì. Ti dovrebbe far pensare quanto è difficile la convivenza con te se uno con stipendio si compra degli alcolici così. Sì. No, comunque, a parte gli scherzi, vi volevo dire una riflessione che ho fatto negli ultimi giorni. È che se ci pensiamo, alla fine le crisi, come quella che stiamo vivendo, di fatto non fanno nient'altro che accelerare quelle che sono le tendenze che sono già in atto. E quello che di fatto succede è che queste crisi vanno a sgretolare di fatto dei modelli di business basati su un'economia consolidata. Tradotto, che cosa significa? Cioè, quello che sta succedendo adesso nel mondo è un qualcosa di banale, se vogliamo, perché tutte le tendenze che erano appena nate e si stavano già sviluppando a livello economico, a livello sociale, hanno avuto una forte accelerazione, mentre si vanno a distruggere proprio quelli che sono dei business consolidati. Mi viene in mente, per esempio, tutti oggi quelli che chiaramente ne hanno la possibilità stanno lavorando in smart working. Noi in questo momento ne siamo un esempio, cioè certo. Noi stiamo facendo una riunione che sta venendo tutto sommato molto bene e siamo in tre stati diversi nel mondo, perché io sono in Svizzera, Sonny e Pietro sono in Italia, tu sei in Inghilterra. Cos'è che sta succedendo? Alla fine, se ci pensiamo, ci sono tutta una serie di settori che stanno andando benissimo e tutta una serie di settori invece che stanno andando malissimo. Il prezzo del petrolio, a mio avviso, è una di quelle tendenze che stava già andando male prima e di fatto non ha fatto nient'altro che accelerare la sua forza ribassista. Perché? Perché sappiamo benissimo, la Eni, la società che conosciamo tutti, nell'ultima riunione dove ha presentato i risultati di bilancio ha comunicato che il picco massimo di estrazione di petrolio sarà nel 2025 e nel 2050 l'obiettivo della Eni è non usare più petrolio. Quindi facciamo un ragionamento a lungo termine. Vero è che adesso il petrolio costa poco, ma ragazzi, la Eni ci sta dicendo che nel 2050, quindi dopodomani, su una tempistica che chiaramente va oltre un po' la nostra classica percezione della vita, dopodomani il petrolio non si userà più. Grandi famiglie che gestiscono immensi patrimoni come i Rothschild sono anni che hanno abbandonato gli investimenti in idrocarburi. Quindi secondo me il ragionamento che dobbiamo fare è: sì, va benissimo, parliamo del petrolio e quello che sta succedendo in questo momento, ma facciamo anche, abbiamo l'opportunità di fare un ragionamento un po' più ampio per capire che è il mondo che sta cambiando e tra qualche anno il petrolio, altro che non sapere dove stoccarlo, non lo vorrà più nessuno, tra virgolette, perché evidentemente saranno cambiate le abitudini, saranno cambiati gli equilibri diciamo della società. Per cui, un esempio su tutti, provate a immaginare quante multinazionali oggi stanno capendo che si riesce a lavorare in maniera smart, in maniera casalinga. Ma secondo voi pagare centinaia di migliaia di euro per l'affitto di palazzi in centro a città è qualcosa che le grosse aziende eviterebbero volentieri? Secondo me sì, contando che mediamente nel mondo le persone ci mettono 2 ore al giorno a raggiungere il posto di lavoro, capite che se le persone riescono a lavorare da casa, queste 2 ore magari le usano per fare sport e per fare meditazione, e al lavoro rendono ancora di più. Cosa ne pensate? Che è lì che si vince, secondo me. Scusate, se posso, proprio mi collego, è una cosa sulla quale noi stiamo lavorando appunto in questa quarantena, ossia la grande rivoluzione dello smart working, ossia lavorare da casa, immaginare il lavoro in una concezione mista, ma questo non per il Covid, ma per una questione basilare, incentrata su un'operatività molto più veloce, molto subitanea. Ok, è vero che lo smart working in un certo senso può portare ad un concetto di alienazione moderna della persona, perché si rimane nella nostra stanzetta, nel nostro ufficio, nel nostro covo, ok, ma
in un certo senso. La storia di tutti gli youtuber, tra l'altro, è la vita degli youtuber. Ma io vedi, sono una persona che ama viaggiare e quant'altro, quindi sarebbe un discorso che a lungo andare... C'è comunque una cosa curiosa, perché IBM stava attuando una politica di smart working ormai da anni, e proprio 2 anni fa ha ritirato questa politica e ha richiamato tutti gli impiegati che aveva in smart working nella sede principale. Quindi bisogna anche capire se è realmente sostenibile questa cosa. Può essere sì un trend a breve periodo. A breve termine. Sai, bisogna vedere come si organizza, perché tu organizzi il lavoro certamente, in modo tale... stiamo parlando comunque di IBM, non penso sia l'ultima arrivata. No, attenzione, però anche la Kodak, che era la più grande compagnia che produceva macchine fotografiche, in 2 anni è fallita. No, certo. Io sono d'accordo con te, Luca, però vorrei dire una cosa. Quando parliamo di IBM dobbiamo fermarci tutti un attimo, perché stiamo parlando di un qualcosa che va al di sopra di quello che noi possiamo concepire, ok? Perché in IBM ci sono uomini, persone che lavorano, che hanno sempre avuto degli... intenti accentratori, fra virgolette, ossia introdurre dei sistemi standard per tutti, e ci stavano anche riuscendo, fino a quando arrivò un grandissimo genio che si chiama Steve Jobs e disse stop. Adesso vi faccio vedere per quale motivo 1986 non sarà 1986, il primo spot Apple, la Apple che rompe gli schermi della IBM, lo spot è andato in onda una sola volta, è straordinario. Perché lì c'era un problema di monopolio, ossia IBM stava cercando di andare a monopolizzare. Ma quello che voglio dire, Apple spacca tutto, poi Microsoft viene introdotta in IBM, e IBM diventerà nuovamente il centro del mondo grazie a Microsoft, quindi grazie a Bill Gates, ok? Questa è una storia straordinaria di queste due compagnie. Sì, IBM, certo, ma quello che volevo dire io era: ok, ci sono comunque storie di aziende che hanno attuato lo smart working, però hanno richiamato poi gli impiegati. Bisogna anche capire quanto questa cosa sia sostenibile e cos'è successo, perché IBM ha fallito, e come va fatto nel modo corretto. Io non sto dicendo che secondo me non sia un trend a lungo termine, sto dicendo che c'è modo e modo di attuare questa cosa. Ovvio è che io, per esempio, in questo istante sto collaborando con diverse persone che nemmeno ho visto di persona una volta, quindi penso che sia una cosa anche a lungo termine, però bisogna vedere come si gestisce la cosa. Prova a immaginare tu come stai lavorando. Tu stai lavorando per obiettivi. Tu non hai un orario di lavoro. A te arriva un cliente che ti dice: guarda, devo fare... provo a immaginare, voglio far conoscere il mio servizio. Tu con la tua creatività pensi a un'idea, la metti in pratica attraverso una serie di video, una serie di idee, una serie di contenuti, ma vieni pagato, brutalmente detto, a obiettivo. Certo. Quindi secondo me questo è il futuro del lavoro, ovvero non ci saranno più gli orari di lavoro. Io lo sto vedendo in questi giorni, dove non ho più un orario di lavoro perché non ho più una vita, essendo che da 2 mesi non vedo nessuno. Di conseguenza io adesso possiamo dire che sto lavorando? Sì, possiamo dire che sto lavorando. Magari domani mattina mi sento di andare in ufficio o comunque collegarmi su Skype con i miei colleghi un po' più tardi, perché stasera ho fatto tardi e magari poi lavoro sabato o domenica. Però nella mia testa ci sarà sempre l'obiettivo. Ora, oggi ancora le persone secondo me sono molto legate all'idea del lavoro delle 8 ore al giorno. Probabilmente le aziende, soprattutto le multinazionali, capiranno che è molto più conveniente far lavorare le persone da casa, che sono più tranquille, anche perché poi da casa magari uno anche si fa una bella sega a metà mattina e si tranquillizza, invece in ufficio non puoi, e di conseguenza vabbè, ora io non dico più che ci sono 900 e passa persone, tanto ormai stiamo delirando. Tu hai detto chiacchieriamo. No, vai chiacchieriamo. Io aggiungo una cosa: chi ha detto che non puoi in ufficio, Luca? Basta organizzarsi, dico.
Ah, tu di 9, io non mi spingo così avanti, no? Beh, l'ufficio può diventare un covo di tante cose molto interessanti, vedi? È un posto versatile, diciamo. La prossima volta, se dovrò mai venire in ufficio da te, vengo con i guanti, altro che coronavirus. Oh, tranquillo, tranquillo, qua disinfettiamo in continuazione. No, Riccardo, una cosa che volevo dirti, secondo me, è una supposizione. Un'idea che posso avere è che, siccome in IBM, ad esempio, lavorano, secondo me, tantissimi sviluppatori, per loro diventa un problema lavorare in smart working, perché io, con tutti gli sviluppatori seri che conosco, mi dicono tutti la stessa cosa, che il PC nel quale lavorano è uno e tendenzialmente, per delle regole di azienda, rimane sempre all'interno della sede. Okay. Quindi ci sono dei comparti, secondo me, di IBM che non potranno mai lavorare in smart working. Sì, ma infatti, secondo me, non lo so, stiamo andando un po' troppo fuori, perché se parliamo di smart working ci sono veramente tante cose da dire. Dovremmo allargare tutta l'organizzazione aziendale, perché poi noi abbiamo la nostra, va detto, piccola realtà, cioè noi viviamo realtà piccole, da piccola e media impresa. La grande azienda che deve mettere 500 persone a casa ha un problema strutturale, perché deve creare l'infrastruttura adatta, sicura, protetta a livello di privacy, deve comunque avere tutta una serie di controlli. Non è così facile. Cioè, noi, allora, sulla piccola e media impresa io sono d'accordo, va Però bene, sta secondo me va fatto. funzionando, Pietro. Cioè, io ho tanti amici che lavorano, sono manager in società enormi, multinazionali, e ti dico, anche qua, guarda che sono già ben organizzati per lavorare in remoto, ma da anni sono organizzati. Poi, Ma ci sono chiaro, però non è organizzarsi, così scontato, ecco, che si no, riesca a fare. chiaro, no. Però sarà divertente vedere la fuga di dati nei prossimi anni e come si riorganizzeranno in base agli No, errori ci che pensa già avverranno. l'INPS a quello. Vabbè, quello Ah, ci ci pensa già pensa già l'INPS. l'INPS, guarda che... Sì. Ci chiudono Pietro, il ca- questa attenzione che sera non ci sei a chiudono il partita. canale. No, sei a partita c'è un IVA, sei a fatto, partita IVA, ti controllano. c'è un Chiamiamo fatto. soliti Ti facevano vedere i dati di carabinieri. altri. Comunque, tornando al lato lungo termine, perché qua ci dicono Pietro che stiamo andando fuori Michelangeli, tema. Pietro Michelangeli. Allora, no, comunque io volevo aggiungere al discorso di Luca del petrolio a lungo termine, nel senso che Sì. chiunque può andare a prendersi un grafico e lo si trova facilmente, basta cercare tipo capacità aggiunta ogni anno, insomma, e si vedono le varie fonti di energia. E il petrolio e il gas, tra l'altro, sono le due, ma gli idrocarburi sono le due, o le più di due, carbone, vabbè, ciao, che vanno a scemare sempre di più. Infatti, Certo. è anche vero che in questo momento col petrolio basso vanno giù anche le rinnovabili, perché col Chiaro. petrolio basso conviene di più usare quello, costa meno. Con il petrolio a 50 c'è quella che si chiama grid parity, quindi è uguale tendenzialmente, poi dipende da mille cose, però semplifichiamo. Con il petrolio a 20 no, cioè Non rinnovabili andranno conviene, giù. non Adesso sono su conviene. perché c'è il mercato su, ma Ecco, andranno giù. per farlo capire, dato che poi se no mi dici che io parlo difficile, ma per spiegare quello che ha detto Pietro adesso, che cosa significa quello che ha appena detto? Con un petrolio che costa così poco, sostanzialmente al consumatore finale non gli conviene mettere i pannelli solari sul tetto, perché non li andrà mai ad ammortizzare, perché dice, vabbè, ma io ci metto 40 anni ad ammortizzare con il prezzo del petrolio che costa così, mi conviene la mia stufa a gasse. Esatto. Come diceva la Sì, poi lì rotino vabbè, sono tutte che tasse, però sì, passa, il senso è capito? quello. Sì, capito, però il senso è quello, ecco. Questo ci. E quindi sarà interessante vedere se i mercati tornano a livelli sensati, saltare sulle rinnovabili. Io aspetto, sinceramente. Cioè, io sono L'aspetti per il Big pronto. Buy, Pietro? Per le rinnovabili, sì, cioè erano a dei livelli, c'è stata la bolla del solare, ci avevo anche fatto un video, erano a livelli impensabili. Però se torna giù, per me si può fare. Tra solare, eolico, anche un po' di idroelettrico, lì ha senso, ha molto senso. Nel lungo periodo, però. Mentre invece non ha senso parlare, sono d'accordo con Luca, di petrolio nel lungo periodo. Cioè, lungo periodo per me vuol dire sopra 5 anni, sopra Capito? 7 anni. Bravo Pietro, cioè per dire io continuo a ricevere telefonate da amici, persone che mi seguono e mi dicono ma cosa faccio? Compro le ENI? E io dico cacchio ragazzi, ma con tutte le aziende, le azioni buone che stanno andando bene, con i nuovi trend che ci sono, noi in questo momento stiamo usando probabilmente i server di Amazon.
cacchio, ma sì, perché devo andare a comprare le ENI quando ho un'azienda che sta cercando di passare alle energie rinnovabili, perché nei suoi comunicati dice chiaramente stiamo cercando di passare alle energie rinnovabili perché il petrolio non ha futuro. Cacchio, è una super scommessa investire oggi sulle aziende petrolifere, perché hanno dei costi incredibili, ma un costo del personale fuori dal controllo. Spesso, attenzione, sono aziende a partecipazione statale e che quindi hanno al loro interno la politica e tutti quei giochi di potere che non stiamo nemmeno a nominare. Cioè, cerchiamo, secondo me, quello che dobbiamo far passare oggi, questa sera, in questa chiacchierata, è che è vero che il petrolio sta crollando ed è basso, ma il petrolio basso ci deve far capire che abbiamo tutta una serie di opportunità che, come sempre, sono altrove, non dove sta capitando quel qualcosa. Sì, perlomeno, cioè, sono d'accordo se parliamo di mega trend, così li chiamano, no? Quindi, insomma, invecchiamento, smart working, queste robe qua. Io però, sinceramente, adesso lo farò con calma, ma petrolio con un orizzonte temporale di 2 o 3 anni lo valuto e lo sto già facendo, anzi. Ci sta, oh, quindi, ci sta. Però non sta. Di più, capito? Cioè, non di più. Assolutamente. C'è, a tal proposito, uno studio della Goldman Sachs che è uscito nel 2017, dove c'è una data precisa che Luca ha menzionato due volte questa sera, ossia il 2025, ok? Molti sostengono che nel 2025 il problema cardine sarà proprio questa sovrapproduzione di petrolio che porterà al crollo del prezzo, ma non soltanto, all'assumere delle nuove fonti di energia che porteranno il prezzo a crollare. Quindi io dal 2017, nel 2017 ho scritto un articolo in cui mi ponevo questo interrogativo: arriverà un momento in cui il petrolio costerà meno dell'acqua? Per Goldman Sachs e appunto il 2025, e volevo sottolineare che questa storia dell'acqua è una storia che riguarda un uomo molto importante del nostro pianeta, che è George Bush, l'ex presidente degli Stati Uniti d'America, che a cavallo fra il 2016 e il 2017 si è approvvigionato tra il Paraguay e la Bolivia circa 40.000 chilometri di terreno dove sotto c'è una falda acquifera. Ci sono degli studi che ormai dimostrano, appunto statistiche anche di istituti bancari molto importanti, ma già usciti allo scoperto nel 2017, che sostengono che il petrolio di questo nostro secolo sarà appunto l'acqua, in funzione di siccità che potrebbero avvenire di qui a breve, e quindi approvvigionarsi l'acqua in questo momento potrebbe essere un po' fare un investimento su un asset del futuro. Potrebbe essere una cosa interessante, secondo me, da seguire, soprattutto gli sviluppi. Sai com'è? Bisogna sempre seguire quello che fanno le persone che dalle speculazioni finanziarie hanno costruito le loro carriere e la loro vita. Se di investimenti vogliamo parlare, se vogliamo parlare di trading. Un po' sì, guarda, io sull'acqua... Sono d'accordo, infatti io sull'acqua ci avevo fatto anche un video, proprio andando a vedere un po' di aziende, no, le aziende no, però andavo a vedere un paio di ETF. Il problema è che in questo momento, diciamo, tutti si rifanno sempre a uno studio che fece, oddio, non mi ricordo, è vecchio quel video, niente, non lo ricordo, che comunque si diceva che dal 2000 al 2050 sarebbe raddoppiata la domanda di acqua, ma poi se si andava un po' più nel dettaglio si vedeva che era una domanda acqua pulita, quindi potabile, ad uso, diciamo, non alimentare, così. No, non necessario, anche per pulizia, però acqua pulita, ecco, cioè non salata, per capirci, e dal 2050 sarebbe raddoppiata, ma in alcune aree, quindi industriale, non allevamenti, per esempio, a differenza di quello che si pensa, industriale soprattutto, quindi ad uso di pulizia, ad uso di solvente come materiale all'interno di aziende chimiche e così via, e in paesi al momento sottosviluppati. I secondi sono difficili da sfruttare come opportunità, perché raramente si sfruttano i mercati dei capitali, quindi, cioè, se l'India
accrescerà la propria domanda di acqua. Sì, va bene, ma possiamo davvero farci qualcosa? C'è un'azienda capace che sfrutta il mercato dei capitali in cui possiamo investire? Non è detto. Discorso diverso invece per chi magari crea pompe, che insomma materiali che sfruttano l'acqua. Business delle pompe interessantissimo. Sai qualcosa? Io no, non investo nell'acqua perché essendo fatto dal 70% di acqua non voglio sovraespormi su questo settore, quindi non... Però quella parte lì sì è interessante, cioè acqua a scopo industriale ci può stare, non a scopo alimentare, quella restava più o meno sempre la stessa. Io sull'India penso che comunque qualora ci fosse una siccità in un modo o nell'altro troveranno il modo per approvvigionarsi l'acqua, perché sì, non puoi far morire chiaramente di sete una nazione così in via di sviluppo, perché l'India secondo me rispetto a tutte le altre è proprio in un frangente molto particolare della sua vita economica, cioè l'India sta andando incontro ad uno sviluppo per ora molto molto forte che potrebbe essere una bolla proprio per quei problemi legati anche a questa sovrappopolazione molto importante dell'India. Una siccità in India potrebbe essere abbastanza plausibile, così come dico anche in altri posti. Bisogna capire un po' come si andrà a sfruttare questa cosa, cioè secondo me siamo in una fase di grande trasformazione, come è sempre stata una grande trasformazione il mercato, sempre in essere, sempre in divenire, con una cadenza di 20 anni, per citare un po' il professor Bonanate, sia per ciò che riguarda il petrolio che tutto quanto, avvengono dei cicli sempre nuovi che introducono delle novità, una volta internet, una volta le criptovalute, ora questa crisi sul petrolio, chissà cosa accadrà insomma dopo questo coronavirus e quant'altro. La cosa fondamentale è essere sempre sul pezzo, secondo me, esaminare i grafici, seguire le notizie, vedere in tempo reale come si può anche sfruttare l'effetto contango di cui parlava prima Luca, dove un sacco di persone insomma ci hanno fatto denaro, tantissimo denaro, proprio perché si può riuscire a presupporre quelli che saranno un po' i movimenti anche per le scadenze successive. Quindi, come diceva Pietro, immaginare anche un investimento non di lunghissimo periodo ma nel medio termine potrebbe avere senso. Chiaramente il compito nostro ora è capire il momento giusto. Il momento giusto è lo strumento giusto, secondo me, per far questo. Come strumento io, ecco, visto che tanto lo chiedevano, non derivati. Cioè, se si vuole andare long per un orizzonte temporale di 2-3 anni, il derivato per il piccolo investitore è un suicidio, perché con i prezzi bassi l'effetto contango aumenta tantissimo, e perché appunto non conviene in termini di stoccaggio così, ma accadrebbe lo stesso anche se anche a 20, cioè adesso... Ecco, occhio agli ETF però, attenzione, ETC. Sì, sì, allora, agli ETC, occhio infatti a quello, perché il sottostante dell'ETC è sempre comunque un future, quindi rischiamo di prendere, certo, di metterci in portfolio uno strumento che poi non replica in maniera efficiente l'indice. Vero è che... chi generalmente gestisce gli ETC è gente capace, quindi tendenzialmente si sposta sulle scadenze successive già in anticipo rispetto alla scadenza, quindi non arriva all'ultimo momento e non si trova in faccia tutto questo. Sì, ma in 2-3 anni comunque, cioè il 10-20% lo perdi a caso. Esatto, a questi livelli chiaramente. Esattamente, esattamente, quindi massima attenzione in questo momento. Partendo dal presupposto che bisogna fare molta attenzione, e non so se è esattamente questo il momento giusto per investire sul petrolio, molto meglio un ETF che investa in compagnie petrolifere. Ma assolutamente. Sono d'accordo con te. Secondo me è quasi l'unico modo. Esatto. Aziende singole ETF. Su una strategia, come diceva Pietro. Ok, quindi un'ottica temporale di 1 anno e mezzo, 2 per fare una sorta di speculazione / investimento. Sul lungo termine, come giustamente dicevamo tutti, eravamo tutti d'accordo, vale la pena investire sul petrolio? Probabilmente vale la pena investire su tante altre cose, ecco. Sì, poi un'altra cosa, vabbè, poi allora, non lo dico per spalmarmi, però diciamo che io non domani, dopodomani, dico appunto cosa ne penso di investirci nel petrolio, e se devo essere onesto io ho già aperto qualche posizione, non su petrolio, su aziende, però un altro punto che spesso sfugge è non diversificare a livello geografico, perché petrolio, cioè se io investo in Eni, non sto investendo nel petrolio, sto investendo in Eni. Nella raffinazione. Eni, certo. Exxon,
China Petroleum, Rosneft, mi compro BP, Total, Shell, ho investito nel petrolio. Chiaro, infatti un ETF che investe in aziende del petrolio fa esattamente questo, quindi è probabilmente in questo momento la maniera più efficiente per investire, contando appunto che ci siamo trovati in una situazione con un petrolio molto molto basso. Poi chiaramente per la speculazione, il trading, quello è tutto un altro discorso, certo. Il prezzo del il future è molto efficiente e va benissimo, però chiaramente poi bisogna fare attenzione alle scadenze, ma l'abbiamo già detto in maniera approfondita. A me hanno già scritto che... su Instagram. Ah, scusami. No, dei CFD, Luca, che cosa ne pensa, per esempio? Ma allora, il CFD non è lo strumento giusto per fare un'operazione di lungo termine, perché... No, stato sulle speculazioni, non su quello. Ma no, quello va bene, nel senso, per fare trading assolutamente. C'è sempre da ricordare che sul CFD si va a pagare il funding, e quindi prima di fare un'operazione su un CFD andiamo a vedere quanto ci costa. Perché, per esempio, mi viene in mente il CFD del Bitcoin. Ai tempi d'oro del Bitcoin tutti si lanciavano perché era impossibile aprire conti con Coinbase, bruciando capitali, e quindi tutti si buttavano a comprare il Bitcoin in CFD e non guardavano che c'era un costo di funding del 50% l'anno, e di conseguenza finché saliva tutto bene, perché nessuno si accorgeva dei costi. Appena è iniziato a scendere, conti bruciati. Quindi attenzione, ragazzi, cioè, bisogna capire che strumento stiamo utilizzando, e purtroppo ancora oggi tantissima gente non ha idea di che cosa sia un CFD, che cosa sia un... l'esempio del petrolio ce lo dimostra. Uno vede il petrolio a $15 e dice: cazzo, lo compro. Ok, quello è nel mondo, appunto, il petrolio costa quello, ma poi come lo compri, come replichi, certo, il prezzo, cioè bisogna... Su quale strumento investi? E tante volte, appunto, il caso del petrolio ci ha fatto proprio scuola, perché tante persone non capiscono e non immaginano nemmeno che dietro al prezzo del petrolio che lampeggia su una piattaforma ci sono persone con le mani sporche che lo estraggono. Ci sono navi che partono con sopra tutte i barili di petrolio, ci sono persone che stanno 3 mesi magari su una nave per trasportare il petrolio dal Canada alla Cina. Cioè, noi vediamo un prezzo che si muove, che di fatto poi è una scommessa su quello che sarà il prezzo tra un mese. Cioè, e infatti sono contento e complimenti, Pietro, ti faccio i complimenti che sei voluto partire questa sera dando la definizione di contratto future. Perché altrimenti tante volte è un po' questa, è dovuto anche alla tendenza che c'è nel mondo anche della formazione in generale, del quale faccio parte, che si tende a semplificare tutto e dire: ok, impariamo a fare trading, ho capito, però è come se io ti insegno a fare la pizza e ti do già la pasta della pizza fatta. Se invece ti insegno a fare la pasta con la farina e l'acqua e il lievito, che tutti adesso stiamo imparando a usare il lievito, che va tanto di moda, chiaramente cambia tutto, perché tu ti fai un'idea di cosa stai facendo. La stessa cosa è nel trading, negli investimenti. Ma sì, io sono veramente d'accordo, tant'è vero che oggi... Scusatemi, vai, se dovessi chiedervi che aziende si possono valutare nel mondo oil e petrolio per fare questa sorta di investimento di cui parlavate a breve termine, tra i 2 e i 3 anni, quali aziende sono valide secondo voi da menzionare? Vai, Pietro, che sei tu il più esperto, perché io non esperto. Ci metto mani. No, ma ti spiego perché. Guarda, a me continuano a chiedermi in tantissimi quale aziende compriamo. Io non le compro, le aziende petrolifere, perché non credo nel futuro di questo business, e ci sono aziende molto migliori in business completamente diversi, quindi io non le compro. Allora, vabbè, a parte questo, che ma io sono d'accordo in realtà sul lungo periodo, però ci sono vari orizzonti temporali. Dunque, petrolio, se si vuole andare sul sicuro, la cosa più logica da fare è andare a orientarsi su quelle con i costi più bassi, che al momento sono solo quelle russe, punto, non c'è altro. Quindi se si vuole
un'esposizione pura al petrolio, Rosneft e Gazprom Neft, se si vuole anche inserire gas, Gazprom, altrimenti qualcosa di più rischio, però è più rischioso, cioè le aziende americane sono oggettivamente più rischiose e non è detto che offrano che offrano rendimenti adeguati al rischio. Cioè, per dire, facciamo un esempio, guarda, Chevron, ok, che è americana e non ha perso praticamente nulla, perché ha ripreso tutto, complice anche il rally dell'azionario, secondo me ad oggi non ha un buon rapporto rischio-rendimento, quindi non ne vale la pena, perché è rischiosa, meno perché è molto grande, quindi lì uno, insomma, dovrebbe andare a cercare nel dettaglio, però... Se uno vuole orientarsi a qualcosa di poco rischioso, aziende russe, se ha possibilità coprirsi sul cambio col rublo, perché in questo momento sì, è abbastanza favorevole, ma non sappiamo cosa potrebbe succedere, nel senso che se uno compra aziende petrolifere russe prevede che il petrolio vada su, quindi comunque il rublo ne risente positivamente, almeno in un medio periodo. Però è comunque un cambio abbastanza rischiosetto. Diciamo che non c'è la soluzione migliore, dipende uno cosa vuole rischiare. Personalmente io dico, se uno vuole ETF, ce ne sono uno solo, purtroppo non si risolve niente, perché quelli globali sono tutti pesati sull'azionario americano, quindi non si ha quella diversificazione che tanto dicevo. Molto più senso, è molto più sensato fare un mix di ETF e aggiungere qualcosa di russo, perché le aziende russe non ci sono negli ETF, quindi personalmente quello che sto facendo io è unire un ETF europeo, quindi è un oil and gas europeo, non mi ricordo i ticker purtroppo, però si trovano facilmente, quindi tutte aziende block europeo, BP, Shell, Total e così via, un ETF americano e lì dentro ci sono le varie Exxon, Chevron, queste qua, e Russia, quindi io in questo caso sto valutando Rosneft, però ripeto, questo non è che è così, cioè è il mio parere. Certo, io posso uscire ancora una volta, e aggiungo anche China Petroleum o un'altra cinese, perché voglio anche un po' di esposizione da quel lato. Posso provare per l'ultima volta, poi giuro non esco più dal tema della serata. No, che no, è il no, petrolio. Ma adesso usciamo però dal tema. Adesso io... ti dico, le prossime domande, se state qui, sono per uscire dal tema. Sì. Io posso stare qui quando si volete. Comincia se a voi un volete... po' di fica. Esatto. Se voi volete andare... male non fa. No, no, esco un attimo dal tema, perché secondo me, ed è un po' l'errore che vedo sempre fare, poi è chiaro, stasera si parla di petrolio, è giusto così. Però... mi chiedo perché dobbiamo andare a incasinarci col petrolio, che, ripeto, sono d'accordissimo con la visione che ha Pietro, che è sempre molto lucida, però in questo momento noi stiamo vivendo in un momento storico in cui il mondo è fermo, quindi il petrolio non se lo caga nessuno, addirittura la MotoGP, che è ferma, sta facendo giocare i suoi atleti, quindi i piloti della MotoGP, li sta facendo scontrare nei tornei online. Perché piuttosto che cercare a tutti i costi di investire nel petrolio, non andiamo a investire sulle società che guadagneranno dal business degli esports, dal business del gaming? Ricordiamo che il business degli esports è un business che solamente l'anno scorso ha avuto dei montepremi molto più alti rispetto a tornei molto famosi come Wimbledon piuttosto che la Formula 1. Cioè, e poi giuro che mi taccio, ma il punto mio di vista di questa sera è: perché devo andarmi a incasinare la vita nel petrolio che puzza, è brutto e cattivo, quando abbiamo Fortnite che mette davanti al computer milioni di persone e abbiamo un montepremi più alto di quello di Wimbledon? Il mio concetto è: proviamo a aprire un attimo la mente, ci sono investimenti migliori in questo momento. Tencent. Ah no, cioè, ma no, chiaramente, stiamo qui fino a domani mattina se ci mettiamo a parlare di sport. Questa però... è una considerazione giustissima, secondo me, tanto è vero che, per esempio, parlo dell'investimento più rocambolesco che ho fatto durante questa quarantena, di cui avrò modo di parlare anche in un reportage che faremo, su Netflix. Noi abbiamo fatto una considerazione di carattere
oggettivo e non soggettivo di analisi fondamentale, quindi in buona sostanza serrata, tutti in casa, misure di contenimento, esce la casa del papel, livello tecnico chiave, $390 circa. Avevamo immaginato che con quella violazione il prezzo potesse toccare dei livelli abbastanza importanti. Attualmente scambia attorno ai massimi storici, proprio perché l'analisi si è rivelata essere corretta, perché proprio per il semplice fatto che la gente per adesso è tutta chiusa in casa e quindi ha attivato degli abbonamenti e il titolo è volato in borsa a dispetto di quarantena, a dispetto di tutto quello che sta accadendo, e quindi già ha raggiunto i $437, anche oggi sta scambiando con un importante rialzo. E quindi un po' io quoto quello che dice Luca, ossia investire sul petrolio, secondo me, per già operazioni di medio termine sono abbastanza azzardate. Secondo me è più uno strumento in questo momento, con le dovute precauzioni, prendendo appunto le dovute precauzioni, da sfruttare per delle speculazioni, anche perché oggi, per esempio, voi dicevate prima, ci sono dei broker che hanno avuto oggi la quotazione del petrolio a $1 o $2. E non credo che ci siano tantissimi broker che applicano questa politica, perché i broker tendenzialmente in questo periodo, almeno quelli più importanti, quelli più liquidi, avevano soltanto la quotazione del contratto a scadenza a giugno. Quindi tutte le piattaforme di trading in questo momento si trovano il prezzo del petrolio, per l'esattezza, a 21,66. Quando c'è stato il crollo, tutti mi hanno chiesto per quale motivo io ho questo prezzo. Ce l'hai perché si basa su quella quotazione che rilascia Goldman Sachs. Questo che cosa significa? Significa che se oggi potenzialmente qualcuno va a comprare un contratto, un derivato, un qualunque strumento basandosi su quella quotazione, ok, non è detto che il mercato risalga, perché tendenzialmente quel prezzo potrà avere delle ripercussioni e quindi degli ulteriori ribassi nei giorni o nelle settimane successive. Quindi bisogna stare attenti, perché poi si rimane imbrigliati in situazioni complesse che portano a mettere a repentaglio i capitali e a bruciare poi i famosi conti per chi comunque vuole investire sul petrolio. Quindi bisogna sempre servirsi dell'analisi. È importante avere comunque sempre i grafici davanti, tenere in considerazione dei punti chiave. È chiaro che siamo in un terreno sconosciuto per questo strumento, però utilizzare anche un po' delle strategie legate ai volumi, secondo me in questo momento è molto molto importante, perché fa capire lo stato di fatto di quelle che sono le contrattazioni, seguendo chiaramente i dati fondamentali e quindi le scorte mercoledì, e cercare di capire se l'OPEC si risentirà, non si risentirà. Molto spesso mi chiedo: ma dove possiamo andare a cercare noi le informazioni? Andate direttamente nel sito dell'OPEC, cercate le informazioni giorno dopo giorno, cercate di capire un po' quello che decideranno, perché una serrata, ribadisco, a livello produttivo, quindi chiudiamo i pozzi di estrazione per un tot di tempo per smaltire il petrolio che purtroppo non sappiamo dove mettere, sarebbe una notizia che i mercati accoglierebbero con favore, quindi in un lasso di tempo breve, insomma, si potrebbe andare incontro ad un'escursione importante. Quindi bisogna stare sul pezzo e prestare attenzione, perché le notizie dell'OPEC in genere arrivano sempre di domenica a mercati chiusi, per creare poi il gap all'apertura il lunedì. Quindi bisogna prestare attenzione un po' a questi concetti per guardare la quotazione e studiare la quotazione. Chiarissimo, io non voglio fregarvi ulteriore tempo, però se volete stare qui, io vorrei chiedervi, abbiamo parlato di e-sports, abbiamo parlato di smart working, ora volevo chiedervi quali sono secondo voi i settori che, diciamo, possono avere un impatto positivo dopo tutto quel che sta succedendo in questo momento. Sempre se avete tempo, se no... Guarda, io non so perché c'ho un volo da prendere a breve. Sì, quindi... Vai Pietro, comincia tu, che sono curioso di vedere. Allora, il discorso però è che, nel senso, noi dobbiamo renderci conto dei limiti informativi che abbiamo come piccoli investitori, e se c'è qualche trend da cavalcare è già stato cavalcato, cioè noi semmai possiamo orientarci non a quello che esploderà con questa quarantena, perché è già successo. No certo, io comunque la mia domanda è riferita ai prossimi 2, 3, 4 anni, io non parlo per quel che è successo
durante la quarantena, perché come diceva Sonny prima, Netflix è già esploso, poi continuerà ad andare su o si abbasserà, questo bisogna vedere, però io parlo comunque di trend che ci saranno nei prossimi 2, 3, 4 anni, quindi è riferita a questo la mia domanda, riformulo se non ho formulato già bene. Ma allora, io già un trend che apprezzavo e che ora penso avrà qualche effetto positivo è quello dell'assistenza agli anziani. Cioè, già era un trend. Ah, ti senti incluso in questo discorso? Eh beh, la sua ragazza ha un centro. Ah, cioè, sapete che io ho investito in una casa di riposo, quindi... Oh, sì. E poi funziona, mi dicevi, no? Mamma mia, voglia. Quindi, vedi, abbiamo... Non fa statistica, ma abbiamo anche il campione qua. Però no, quello sicuramente al momento se la passano male, perché per esempio le case di riposo hanno dovuto in certe situazioni o mandare parte delle persone a casa, degli ospiti a casa, o applicare delle misure con costi notevoli, quindi il breve periodo è un po' così. Però prevenzione in generale, che sia anziani, che sia no, o non anziani, lato prevenzione sanitaria lo vedo messo bene. Possiamo metterlo dentro anche nel settore che io chiamo aging population, quindi tutto quello che è collegato a un'età della vita che si allunga. Sì, sì, sì. Sì, okay, è che quello allora... diciamo che era già in corso, cioè Riccardo aveva detto, certo, quello che potrebbe essere un po' aiutato da questo. Ok. Aiutato, vabbè, ci siamo capiti. Insomma, sì, qualcosa, sì, per cui questa pandemia fa da catalizzatore, e quello può essere. L'invecchiamento è già in corso, quindi... Ve ne sparo 3 o 4 a raffica, mm-hmm, di settori. Io ho detto questo perché non mi andava di dire i soliti. No, ok, boh, ciao. Però per esempio, secondo me, una cosa che ancora non è partita perché siamo in piena pandemia, in questo momento tutto è bloccato, ma a mio avviso ci sarà un ritorno pesante alla produzione nazionale. Cosa significa questo? Il mondo si è accorto che dipendere dall'iperspecializzazione di altre nazioni è una cosa che in un caso di pandemia porta dei gravi problemi. Per esempio, mi viene in mente, ci siamo trovati tutti senza mascherine perché le mascherine venivano fatte in Cina. Ecco che secondo me ci sarà un ritorno pesante alla produzione nazionale e soprattutto un forte interesse verso quello che sarà la robotizzazione, che anche qui stiamo parlando di un trend che chiaramente è già cominciato, ma i robot non si ammalano, i robot non chiedono ferie, i robot non rompono i maroni, quindi secondo me la robotizzazione assieme al ritorno alla produzione nazionale è un qualcosa che, assieme agli sports e al cambiamento un po' di paradigma del mondo dell'entertainment in generale, è un qualcosa di sul quale ci sarà davvero da fare molto molto bene. Però è più costoso produrre a livello nazionale, cioè noi usciremo per esempio come in Italia senza un euro, quindi non è detto, cioè sarebbe più giusto know-how, in ottica strategica farlo, non sì, so se è possibile. Cioè io sono d'accordo, se si potesse fare sarei mega favorevole. In un mondo globalizzato come quello di oggi siamo proprio andati verso l'opposto. Infatti. Chissà quali saranno le scelte dei governi nel futuro, perché oggettivamente siamo... Non so, sento un rumore. Ho sentito terribile. Un tram, qualcosa. Sì, sento anch'io qualcosa. Non vabbè, so, almeno c'è qualcuno in giro. Cioè. Sì, qua è ripartito. No, è qua. No, è Sonny che si sta organizzando per disobbedire, capito? Sì. Qua già ci sono un paio di persone che hanno iniziato a disobbedire. Io mi sono dato un out. Vi do un'azione, perché io sono concorde con il mio amico Pietro Michelangeli, che dice case di riposo. Siccome non potete investire nella mia casa di riposo perché è privata, vi do un titolo quotato alla borsa francese. Orpea si chiama il titolo. È una grandissima azienda che si occupa appunto di gestire case di riposo. Ha un trend molto positivo in borsa, ha un ottimo dividendo e tra 2-3 giorni ci farà un video sicuramente Michelangeli, quindi... vediamo. A debito come messa? No,
no, guarda, a me piace, ha un buon trend sia di fatturato che di utile, ha un utile, cosa che non è così scontato nell'era moderna. Però quindi, occhio, perché i dividendi francesi te li massacrano, perché sono sì, mega tassati. No. Assolutamente, assolutamente, però cioè, a livello proprio di trend è molto interessante, proprio perché sembra avere una buona gestione, ecco, questo è interessante. Così, sto già guardando. Vedo che sei sconcentrato, non mi caghi più. Io penso che ci siano un paio di settori da tenere sicuramente in considerazione in questo momento. Secondo me è abbastanza importante il comparto dei presidi medico-chirurgici in tutti gli stati del mondo, quindi il ritorno a questa produzione nazionale senza ombra di dubbio. Ci sono secondo me altri tre investimenti che attualmente terrei, personalmente tengo sott'occhio, tengo in, un po' sotto la lente di ingrandimento. Sicuramente tutte quelle aziende che producono tutta la tecnologia necessaria per poter creare piattaforme di smart working, ma non soltanto, anche di gestione dati, banche dati, si sta andando incontro a questo processo che deve tenere un po' la traccia di quello che si fa, di quello che non si fa, quindi andrei un po' a vedere chi sono queste aziende che si occupano anche di tokenizzazione, ad esempio, perché io immagino da qua a 5 anni un implemento della blockchain in parecchie aziende. Poi andrei a cercare chi sta investendo sulle stampanti 3D. Io credo che da qui a 10 anni il trend delle stampanti 3D sarà un trend in ascesa, e perché no? In Italia si potrebbe anche pensare a dei progetti di economia reale, quindi non soltanto magari un investimento, piuttosto che investire su delle stampanti 3D che cominciano a stamparti che cosa? Le case, ad esempio, piuttosto che dei pezzi che servono per assemblare il made in Italy, ma che noi attualmente andiamo a comprare ad esempio in Cina. Con una stampante 3D potrebbe iniziare una produzione nazionale abbastanza interessante. Poi un altro settore che sto per adesso studiando è l'invenzione di nuovi pannelli solari che sono strutturati secondo un processo che li fa muovere in base a quello là che è il movimento del sole. Anche Bill Gates ci sta per adesso marciando su questa cosa, quindi è un pannello solare che avrebbe una resa del 120% circa rispetto al pannello solare che noi conosciamo oggi, e che quindi potrebbe rappresentare un'ulteriore innovazione proprio, proprio riprendendo il discorso del petrolio con queste fonti energetiche nuove che prendono piede e quant'altro. Io penso invece che il solare, così come l'eolico, il mini eolico, negli anni, ecco, a venire, diventeranno sempre più una norma, se si vorrà andare incontro ad un salvataggio del pianeta, dell'ecosistema. Io non sono un cretino, ok, però penso seriamente che 20 giorni l'anno si dovrebbe proprio serrare tutto ogni anno, cioè se dipendesse da me io lo farei ogni anno per 20 giorni, fermare il mondo e fare una sorta di festa di ringraziamento al pianeta e alla terra, perché chiaramente se l'ecosistema se ne va a puttane non ci sono soldi che tengano, non ci sono grafici che tengano, non c'è ricchezza che tiene, dove andiamo, dove ci rispendiamo, cosa facciamo? Quindi è importante questo, che far respirare. È quello che stiamo vedendo adesso, eh? Parlare di soldi, ma stiamo spendendo tutti niente. Perché... Eh sì, esatto, non servono a nulla in buona sostanza. Quindi io ogni volta che esco di casa vedo la mia macchina e dico, ecco qua, non mi serve più a niente, cioè l'unica cosa di cui non ho bisogno adesso è proprio questa, quindi... Vai di Uber e basta. Esatto. Assolutamente. Cioè, anche loro hanno introdotto macchine elettriche, Riccardo ce lo può confermare, a Londra tantissime sono le macchine elettriche in Uber come company, loro hanno tante macchine elettriche, lì si sono adeguati un po' a questo, vero? Guarda, io non l'ho mai preso Uber da quando sono qui, però ne ha viste tante, questo è vero. Ma hai fatto a non prendere Uber a Londra, scusa? Ma perché io sono tirchio di solito e quindi vado via con i mezzi pubblici. Ecco, no, non volevo dirlo, ma l'hai detto tu. Stavo per dire, ragazzi, ma voi sapete i livelli di tirchiezza di Riccardo Zanetti? Ma sono più comodi rispetto al traffico, fai prima. Io comunque conto, risparmiatore.
Minimalismo fiscale, minimalismo fiscale. Fiscale. Ma sul fiscale non avevamo dubbi, Carabinieri, pronto. No, in ogni caso adesso abbiamo parlato di trend e invece dal punto di vista di aziende, quali sono le aziende che state osservando più a, diciamo, stretto contatto in questo periodo? Guarda, io ti do subito un altro titolo che a me piace tantissimo e che tu conosci anche perché avevamo fatto un video assieme proprio sul suo azionista di maggioranza. Sto parlando di IMA, che è Industria Macchine Automatiche, che è l'azienda sostanzialmente di Gianluca Vacchi. Lui chiaramente non è attivo come manager all'interno dell'azienda, ma è uno dei soci con un grosso pacchetto di maggioranza. IMA si occupa di produrre macchinari che impacchettano sostanzialmente il cibo. Si stima che una bustina di tè su due al mondo sia impacchettata con macchine IMA. E questo è anche il motivo per cui Gianluca Vacchi è così ricco. È un'azienda che fattura un sacco di soldi, ben gestita dal cugino di Gianluca Vacchi, ed è Ben veramente gestita dal un'azienda cugino. dal Sì, cugino, sì, e meno male. è lui l'amministratore delegato, ma probabilmente, non so, io non conosco Gianluca Vacchi come manager, però insomma. Vabbè, comunque sta di fatto che la gestisce il Beh, cugino, in ogni caso, manager. complimenti al cugino, se proprio dovesse essere. Cugino, complimenti. È un'azienda che, per esempio, chiaramente nelle ultime settimane, adesso chiaramente ha già rimbalzato molto, ma è un titolo del quale io ho fatto man bassa perché basta vedere, per esempio, andando a fare la spesa adesso e in futuro sarà sempre di più, i cibi saranno sempre più impacchettati per questioni anche igieniche, per questioni dovute appunto anche a quello che sta succedendo, e questa è un'azienda assolutamente da tenere nel mirino e ogni volta che scende un pochettino accumularla. Sì, ma mi piace. Cioè, l'avevo vista, è buona. E che non rimbalza più, cioè che non ritraccia più, quello è il problema. Quindi, vabbè, adesso appena ci sarà l'occasione valuterò. Però adesso, sinceramente, con l'azionario esploso faccio molta fatica a trovare qualcosa. A parte trading, quindi, cioè, tipicamente trend following, fai come ha fatto Sony, Netflix, le segui. Però vabbè, cioè, è un'ottica growth, non è un'ottica value, quindi è diverso, cioè sono due cose completamente diverse, una non esclude l'altra, tra l'altro. Però ecco, lato value, io in questo momento faccio un sacco fatica a trovare qualcosa in Occidente, nel senso che se mi sposto nei miei carissimi mercati asiatici qualcosa si trova, ma ci sono rischi in più. Cioè, per esempio, prima parlavamo di esports. E mentre da noi c'è Twitch, che va benino, però non fa utili di base e non le interessa fare utili perché è di Amazon, quindi serve ad altri scopi, non è nemmeno quotata. In Cina ci sono Huya e Douyu, che sono le due grosse. Huya è la più grossa, adesso se l'è appena comprata totalmente Tencent. Il prezzo è ancora fermo perché, essendo che Tencent se l'è comprata al ribasso, ha fatto sì che un istituzionale che te la valuta in un certo modo tiene fermo il prezzo lì. Quindi non è un gran segno in realtà. Visto che ne avevo parlato, tanti me l'avevano chiesto: cosa ne pensi del fatto che Tencent se l'è comprata? Ottimo lato integrazione verticale, perché, cioè, capiamoci, Tencent fa videogiochi, questi li streamano, perfetto. Anche come organizzazione aziendale va benissimo. Lato valutazioni è come se una delle più importanti aziende asiatiche abbia detto vali così, cioè è un po' una pietra tombale. Quindi io, finché non esce dal downtrend in cui è, lascio perdere, anche perché vabbè, aveva fatto il botto in IPO, poi riscesa. Lato tecnico è un titolo un po' così. E poi sto studiando in questo momento tutto il settore delle case da gioco di Macau, che è una provincia autonoma, diciamo ai bordi della Cina, e appena anche qui, appena l'azionario dovesse riperdere, ci sono un paio di titoli, vedi Wynn Macau, Galaxy,
sono tutti titoli che se perdono, poi bene, parlerò perché c'è da fare tutto un discorso articolato. Quando si parla di casino, c'è un driver importantissimo che è il fatto che i turisti glieli manda la Cina, ma non glieli manda perché vabbè le conviene, ma perché deve far sì che Macao sia ricca, perché così può far gola a Hong Kong. C'è tutto un discorso di equilibrio geopolitico. Macao tra l'altro è una zona portuale estremamente importante per, proprio per la Cina e per tutto quello che è il mercato asiatico, quindi tutta quella zona è molto... Quando è che ti trasferisci in quelle zone? Perché è tutta sera che parli solo di... ragazzi, a me piace un sacco. No, però il discorso... Ma non è che tu sei anche interessato a quei negozi con le lucine? No. No, che si trovano a fare i massaggi. No, no. Adesso sono chiusi, tra l'altro. Mi ha detto mio cugino, io non... Dio bello. Ma io vivo in Svizzera, non ci sono, quindi... E poi Qualcomm è un'altra azienda che ho puntato da un po', adesso sembra aver iniziato un mini ritracciamento, vediamo, nel senso è interessante, a meno che, come dici tu, anche Apple non decida di dire adesso nazionalizzo anch'io la produzione, secondo me non accade, in quel caso Qualcomm andrebbe a zero, chiaramente, però Qualcomm la vedo messa bene, perché tutto si tecnologizza, quindi va bene. C'è Kai che dice: ecco perché la mia roulette si chiama Macao. Esatto. Sì. E poi Luigi dice: la cosa più sensata della serata, gli piacciono le asiatiche. Mi sembra. Vabbè, nel senso. Le aziende asiatiche. Certo. Beh, cosa avevi capito? Ovvio. Bene, bene, ragazzi. Dicono che voglio tenermi i suggerimenti per me, ma no, li ho appena detto, Win Macau, Galaxy e l'altra non mi ricordo come si... Cioè, li ho detti, cosa devo dire di più? No, non è vero, non vi dice niente Michelangeli, no, non vi dice Sense niente... Sense China, non mi ricordavo il nome. Win Macau, Galaxy e Sense China, le ho dette, più di così cosa devo dire? E invece bene, te, bene, Sonny, cosa pensi e che aziende stai guardando? Ti raggiungo subito. Io sto guardando sicuramente Netflix, come vi ho detto prima, ma ormai la seguo da un po', Amazon, ma è inevitabile perché con questo periodo di quarantena non penso che ci sarà una, come dire, digressione di quello che è il trend estremamente rialzista di Amazon. Poi sono grande seguace anche un po' di quelle che sono tutte le compagnie che mette in portafoglio Buffett, no? Quindi non ti nascondo che per adesso sto tenendo sott'occhio qualche titolo come Boeing per via di questa quarantena, vedete tutti gli aerei fermi, ma che domani, in un momento di ripartenza, potrebbe essere una buona occasione per comprare, si era ai saldi, come si suol dire, cioè attualmente scambi a $143, aveva toccato dei massimi abbastanza importanti prima di tutta una serie di cose che sono accadute in casa Boeing. Dal questo livello qui, che in passato è stato un livello molto importante, un ex resistenza storica, si potrebbe pensare, ecco, in ottica ripresa, in ottica tutto quanto, di poter sfruttare questi investimenti. Buffett lo farà sicuramente perché lui ha sempre comprato dopo questi crolli. L'unica domanda, secondo me, come considerazione che mi faccio, e poi, come ti dicevo, Amazon, che ormai ha rotto pure i massimi storici, sta continuando a galoppare, e quindi è da tenere sott'occhio, perché su nuovi massimi tendenzialmente, Luca correggimi se sbaglio, si compra, su nuovi minimi si vende, in genere è una delle strategie che viene un po' utilizzata, è molto più facile che una resistenza storica importante, una volta violata, possa vedere un'accelerazione forte, ecco, e quei contesti si possono sfruttare per delle escursioni. È una situazione particolare, la domanda da porci in questo momento è: siamo arrivati alla fine del crollo, cioè si è toccato il fondo o si scende? Bella domanda, bella per domanda. Me no, ma diventa un problema, anche secondo me, Pietro, io sono perfettamente d'accordo con te, sarebbe stato, è troppo facile, cioè è troppo semplice, non so se riesco a rendere l'idea, sarebbe stata una cosa che si è esaurita in troppo poco tempo, secondo me. Ci sono dei concetti che adesso devono attirare la nostra attenzione, quindi le politiche che attueranno le banche centrali, i vari helicopter money,
piuttosto che quelle là interne all'Unione Europea, che è una cosa fondamentale, capire in sostanza con quali soldi devono aiutare le economie per rimetterle in moto, perché per ora ci sono tante promesse, tante prospettive, ma bisogna capire come si deve riportare un po' la gente a spendere, a superare un po' la crisi. E poi sicuramente ci sono tantissime altre considerazioni, e bisognerà capire che impatto sociale lascerà questo coronavirus. Si sta tornando a parlare di Italexit, sì. Aspetta, che ci stiamo un attimo, Sonny, ti abbiamo perso per un istante. Ti dicevo questo, bisogna prestare attenzione a questi concetti qui, ecco, se naturalmente si minerà le basi di quella lì che è l'Unione Europea, bisogna stare molto attenti, ragazzi, perché chiaramente c'è un sistema economico, il secondo sistema economico più importante del pianeta, che potrebbe subire uno scossone molto importante. Quindi prestiamo attenzione a quello che sta accadendo in questo momento, perché è determinante per capire quali azioni mettere in campo, ok? Vi dico secondo me le cose su cui, cioè, vi dico quello su cui sto puntando io, così poi magari facciamo dei discorsi legati a questo. A mio avviso, con tutti i soldi che stanno stampando le banche centrali, avremo a breve un oro a $1,800 per oncia. Bravissimo, perché, sicuro. Perché le banche centrali stanno stampando una quantità di soldi così incredibile che l'unico mezzo che abbiamo per tutelarci e difenderci dall'inflazione è l'oro. E quindi è assolutamente... Argento e platino, di conseguenza. Esatto, quindi... esatto. Però il gold $1,800 per oncia. Detto questo, abbiamo delle azioni molto interessanti, appunto legate a tutti i discorsi che facevamo prima, che sui ribassi io sto accumulando. E poi terza operazione che sto facendo, quindi un'operazione di investimento su un pacchetto azionario importante, e poi sto facendo una scommessa proprio al ribasso sugli indici, in particolare sull'S&P 500, perché secondo me quando arriverà il mese di maggio, e ricordiamoci sempre il famoso detto sell in May and go away, ci sarà la seconda gamba ribassista che porterà, a mio avviso, dei ribassi ancora più forti rispetto a quelli che abbiamo vissuto nelle settimane scorse, e arriveremo a una perdita dai massimi storici dell'S&P 500 di almeno il 50%, quindi al momento abbiamo avuto una perdita del 25-30% al massimo, poi abbiamo avuto questo forte rimbalzo, ed esattamente come è successo nell'anno 2000 e nel 2008, a mio avviso ci sarà una ripartenza molto violenta al ribasso anche oggi. Quindi a maggio, sostanzialmente. Poi tu lo vedi a 1560? Sul, guarda, secondo me proprio il massimo storico del 2000, il massimo storico del 2008, esatto. È un ottimo supporto proprio che potrebbe frenare il crollo. Questa è una bella speculazione. Però attenzione, è comunque una speculazione. Certo. Nel mentre, se questo dovesse succedere, e anche se non dovesse succedere, io sto accumulando titoli che reputo titoli validi per un investimento di lungo, quindi sempre queste due strategie con l'aggiunta della ciliegina sulla torta, che è rappresentata dall'oro, che personalmente sto già cavalcando da quando era a 1200. A Milano abbiamo parlato, ti ricordo. Esatto, esattamente. Va però bene. 1008 io me lo, cioè, ci scommetterei molto volentieri che ci arriva, ecco. Sì, no, sono... Con che cosa stai vendendo al nostro caro SP? Scusa, vai Pietro, vai, che poi... Aspetta, avevo chiesto una cosa sul tema Sonny. Su cosa stai vendendo? Come stai vendendo allo scoperto l'S&P per ora? Guarda, quello molto semplicemente, siccome è un qualcosa che mi aspetto in un arco temporale abbastanza limitato, sto facendo una strategia sui CFD. Ah, alla grande, molto semplice, proprio perché... No, volevo capire se ero l'alieno della situazione. No, perché semplicemente mi permette di frazionare molto l'ingresso. Dico la verità, io sono entrato... come primo livello a 2660, poi a 2730, 2800,
e adesso basta, se dovesse salire ancora un po' ancora un po' di spazio per piramidare, poi mi fermo, perché chiaramente è una scommessa limitata. Chiaramente ho messo a budget una certa cifra che posso, tra virgolette, permettermi di perdere, con l'obiettivo di fare una speculazione importante qualora dovessero crollare i mercati. Però molto semplice con il CFD. Quindi... Non ci vai di Martingale nella piramide? No. Top. Ho un ingresso scalettato, ma senza incrementare, cioè molto semplice, ecco, non, no, no. Perfetto, okay. Vai Pietro, dicevi? Allora, in realtà anch'io non penso, poi nessuno può sapere ovviamente, però neanch'io penso che sia finita qui. Non so se ci saranno nuovi minimi o se... Scusate, si andranno a ritestare gli altri minimi, comunque quella zona, non sopra, perché semplicemente l'economia è ferma, cioè non ci riprendiamo in giro, non è questione che se la Fed pompa soldi, a parte che la Fed non è il mondo, ma vabbè, nel senso, quelli saranno gli Stati Uniti, ma vediamo la stessa cosa sui mercati europei e lì non si stampa. Perché non puoi metterti a stampare euro, nessuno degli stati ha euro come riserva estera, la riserva estera di valuta è il dollaro, quindi solo la Fed può permettersi questa roba, l'euro non si può, quindi oltre al fatto che sono un po', lo devo ammettere, preoccupato per l'Europa, ma sono convinto che in qualche modo ne usciremo assolutamente, però anche, cioè, l'ho voluto mettere come spunto per dire che anche i mercati europei al momento non stanno scontando la realtà. Quindi lasciamo anche perdere il discorso Stati Uniti, ok? Perché lì c'è tutto effettivamente anche un discorso monetario, non sai dove mettere i fondi, perché se obiettivamente il cash ti si svaluta, da qualche parte lo devi mettere. Quindi all'inizio c'è stato panico di tutto, ma ora che si inizia a palesare un'idea di futura inflazione, totalmente d'accordo sull'oro, ovviamente, ma un buon titolo in un certo senso resiste all'inflazione, quindi ci sta che vadano su in risposta alle mosse della Fed. Ma lasciamo un attimo perdere gli Stati Uniti, che sono anche un po' drogati in questo senso. Sull'Europa non cambia molto, cioè quello è il discorso, non cambia molto. Sì, gira valutazioni più basse, ma comunque gira valutazioni più alte rispetto alla realtà, quindi... Anch'io in questo momento sono ribassista, io al momento sono 85% cash, visto l'altro giorno il portafoglio, quindi pronto eventualmente a comprare, ma devo anche dirlo, venerdì io ho iniziato con le posizioni ribassiste, perché io avevo detto, non l'avevo detto sul canale, perché vabbè, cioè nel senso, i programmi li vedo anche volta per volta, però tra me e me ipotizzavo che tra i 2850 e i 3000 come soglia psicologica molto importante, avrei fatto due ingressi ribassisti, uno tra i 2008 e 2850 e un altro, sempre S&P 500, sì, e un altro tra i 2950 e i 3000, o poco più. Ho fatto il primo, il secondo, che secondo me ci arriviamo, può essere che ci arriviamo ai 3000, non lo escludo, però lì io farei l'altro ingresso tosto, ribassista. Dopodiché, se quello non va, ragazzi, cioè, non ci si può beccare sempre. Nel senso, ragazzi, che... guardate che comunque giustamente tu dici la Fed non è il mondo, però la Fed sta stampando più di 3.000 miliardi di dollari, cioè sono cifre folli. Poi faremo i conti con questi soldi stampati nel futuro, però per intanto sono andati ad annacquare il valore dei soldi che abbiamo in tasca, quindi sì. Cioè, io purtroppo non sono d'accordo neanche io con questa affermazione, ma solo perché, cioè, la Fed in realtà è un po' il centro del mondo, se ci pensi. Esatto, esattamente. Perché tu considera che l'Australia, la Nuova Zelanda, tutti questi stati in via di espansione hanno un debito pubblico enorme in dollari americani, e quindi questo stampare in una maniera assurda difatti ha portato al rialzo delle sodiche NZD, quindi dollaro neozelandese e australiano si sono apprezzati in questi giorni dopo queste misure. E un'altra cosa da correggere
ne parlava proprio ieri sera il professore Cottarelli, da correggere noi nelle nostre economie, dico, parlo dell'economia europea, è il voler attribuire alla BCE proprio il fatto, come dicevi tu, l'impossibilità di stampare euro, fra virgolette. La BCE non li stampa, ma li dà alle banche, che però purtroppo in stati un po' meno come l'Italia, perché purtroppo l'Italia non è uno stato virtuoso, lo era né prima del virus, non lo sarà dopo se non ci saranno delle misure di stimolo, comportano dei problemi non indifferenti. Non so se riesco a spiegarmi, a rendere l'idea. Sì, non vorrei però che passi il messaggio, secondo me sbagliato, poi è materia di opinione, Sì. che con la sovranità monetaria risolveremo tutto. No, assolutamente no. Ci sono, no, non, la sovranità monetaria avrebbe senso se tutti gli altri stati attorno a noi tornassero alla sovranità monetaria, cosa pressoppoco impossibile, Appunto, ok? esatto. Io allo stato attuale quello che voglio dire è che le banche rappresentano un problema perché quei soldi che hanno a disposizione da tutti i piani come il quantitative easing piuttosto che il titolo e tutti i piani, il whatever it takes, proprio secondo quella che è la ricetta di Draghi, non è stato speso per come andava speso. Quindi questi soldi dove sono? La domanda che ci poniamo è questa qui. Attenzione, te tenete presente però che si parla di MES, si parla di Eurobond, ma tutti ci dimentichiamo che la Banca Centrale Europea non è che non ha fatto niente. Appunto, quindi Attenzione, esatto. perché ha comprato con soldi cash i titoli di Stato anche italiani. Se Italiani. non fosse per l'euro, se non fosse per l'euro oggi, Eravamo da poco, eravamo falliti, no? eravamo con le pezze al culo la grandissima, Che perché diciamo. non avevamo soldi per pagare i medici, non Però avevamo è la soldi verità. per comprare le attrezzature mediche. Non è che adesso l'Italia sta andando avanti grazie al bellissimo gesto di Fedez e la Ferragni di fare il crowdfunding per raccogliere. Bravissimi, ragazzi, cioè, vi giuro, una mossa incredibile che tra l'altro io mi chiedo. Possibile che bisogna arrivare a questo, che un cantante bravissimo che io apprezzo debba raccogliere 4 milioni quando probabilmente in passato la politica se ne è mangiate 40 di milioni? Non è giusto questo, però lui bravissimo che l'ha fatto, ma attenzione che se noi eravamo Italia da soli, oggi eravamo non con le pezze al culo, di più, Di più, è perché ovvio. la Banca Centrale Europea ha comprato i titoli di Stato italiani, se no. 80 miliardi al mese, non parliamo di Tant'è pochi. che lo spread, che è il differenziale tra il rendimento dei titoli di Stato italiano e il rendimento dei titoli di Stato tedeschi, praticamente non si è mosso perché non perché l'Italia sia vista bene sui mercati, ma semplicemente perché i titoli italiani sono stati comprati dalla Banca Centrale Europea. Perché se non ci fosse stata la Banca Centrale Europea e l'Italia andava sul mercato a vendere i propri titoli di Stato, col cavolo che li vendeva a questi prezzi e col cavolo che poteva venderli a questi rendimenti, doveva dare dei rendimenti 10 volte più alti, se no non beccava una lira. Quindi prima di sparare, come fanno tanti, sull'Europa, pensiamoci bene perché l'Europa ci ha già salvato il culo più di una volta. Sì, Poi va detto. che ha tanti difetti e potrebbe funzionare meglio, ci sono tanti stati che fanno concorrenza agli altri stati all'interno dell'Europa, soprattutto a livello fiscale, lo sappiamo tutti, vi parla uno che oltre a essere in Svizzera c'è anche l'azienda a Malta, quindi Anch'io. so Pronto? benissimo. Pronto? Luca di Scacciati? Stai zitto, Zanetti, te che sei scappato a Londra e che tra un po' neanche sei in Scappato, Europa, tutto quindi. pulito. Ma secondo me non è l'Europa che non funziona. Secondo me non è l'Europa che non funziona. Secondo me l'Europa funziona. L'Olanda è un esempio, eh. Ah, L'Olanda è certo. Beh, l'Olanda è un paradiso fiscale, esattamente. esatto. L'Olanda è virtuoso. Cioè, se avessi io la possibilità di decidere, sicuramente alcune misure che vengono attuate in Olanda, per esempio. È una cosa che metterebbe sicuramente in moto l'economia. Ora ci saranno sicuramente i puritani e quant'altro, ma uno dei modi per far ripartire l'Italia sarebbe legalizzare la prostituzione e legalizzare la cannabis. E ti faccio vedere Aspetta come che va. Cosa riparte? Riparterebbe un turismo Carabinieri, mondiale che è un po' il.
il disobbediente, quello che vuole disobbedire, vuole anche riaprire le case chiuse. No, io sono ferreo sostenitore di questa idea. Io sarò sicuramente un po' contrario a quelli che sono i puritani e quant'altro, ma potrebbe essere un ottimo incentivo per far ripartire l'economia, perché si andrebbe ad incentrare in Italia un turismo che verrebbe qui magari attirata da questo aspetto ludico recreativo. Possiamo usare altre leve per il turismo, perché cioè non mi utilizzerei niente. Proprio questa, perché io sono un seguace proprio dell'amore libero, in buona sostanza. No. Chiamiamolo amore libero adesso. Amore libero, in buona però sostanza. Dai, ci sono mille altre leve e non si sfruttano. Cioè, ma quella... tu per esempio quale penseresti? Il turismo. Ragazzi, ma c'è turismo? Non puoi farlo in Italia perché ci sono tante cose che non funzionano, ci sono dei problemi di burocrazia e di tasse. Investire in Italia attualmente è veramente un massacro, perché certo, sei oppresso. Ma c'è, cosa ti fa pensare che un'altra attività commerciale sia diversa? Beh no, si dovrebbe partire anche da un concetto diverso anche di politiche fiscali in Italia, perché altrimenti se si continua con queste politiche attuali, io non questo indipendentemente dal tipo di attività commerciale, cioè, si può fare per qualsiasi cosa, salvo quelle là che ho citato prima, che in Italia insomma non conoscono. L'Italia è uno degli stati europei, il primo o il secondo, non sto qua a dire con certezza, uno o al primo o al secondo posto, ad esempio per il consumo di cannabis. Io ti dico questo perché degli investimenti di cui parlavamo prima, le società che producono cannabis light piuttosto che cannabis terapeutica vanno tenute in considerazione, perché ci sono degli studi, voi potete anche andare a cercare su pubmed.gov, andate a vedere che giornalmente ci sono studi che vanno aggiunti insomma a questa grande bibliografia medica, che dimostrano che in buona sostanza i principi attivi della cannabis sono dei principi attivi che hanno dei poteri incidere in alcune cose importanti del nostro organismo. Quindi quelle aziende vanno sicuramente prese in considerazione, perché potrebbero essere quel investimento che da qui a 10 anni potremmo vedere lievitare nel nostro portafoglio. Ecco, quella potrebbe essere anche un'idea interessante in questo momento. Sì, anche perché lì, con il fatto che c'è già stata la bolla, in realtà c'è un po' di effetto di ancoraggio. Bravo. Che spinge un po' i prezzi in alto. Ormai è già lontanina. Quando è stata la bolla della cannabis? Non poco tempo fa, un po'. Metà 18, fa, no. Un anno, sì, annetto e qualcosa. Sì, esatto, poco più di un anno. Però, però chiaramente c'è il rischio di regolamentazione che non puoi prevedere in nessun modo. Cioè, chi ha investito, per esempio, all'inizio in Aurora Cannabis si è ritrovato con niente, perché hanno diluito da 70 milioni di azioni a 70 miliardi, cioè si è ritrovato con un millesimo di quello che aveva, ma non per il prezzo, per le diluizioni. Quindi lì, finché non si muove qualcosa a livello di regolamentazioni, io non tocco niente. Ma secondo me ci stiamo avviando verso quel procedimento, cioè per questo io guardo un po' come si muove la medicina, mi interessa capire come si muove la medicina in tal senso, perché qualora vi fossero degli studi che dimostrano che si possono creare dei farmaci utilizzando questi principi attivi, si potrebbe avere un employment molto forte. Siccome faccio parte un po' di quella filosofia e sono convinto che parecchi principi attivi contenuti in queste piante, nei cannabinoidi, possono essere utilizzati per impiego medico, penso che potrebbe essere un'idea a pensare, appunto, non soltanto per ciò che riguarda investimento. Quando io parlo un po' di settori, parlo anche di quelli che possono essere gli investimenti nell'economia reale. Non in realtà dovrebbe partire da lì, quindi va benissimo. Esatto. Ci sono tanti terreni anche in Italia che potrebbero permettere, certo, di far questo, ok? Quindi pensare anche all'economia reale e creare ricchezza da un'attività reale, che potrebbe essere anche il curare la piantagione in sé per sé. Ci sono persone che l'hanno già fatto attualmente con ottimi risultati. Ecco, dopo l'intervento di Sonny, Riccardo, puoi dire addio alla monetizzazione di questo video. No, non è questo il problema. No, speriamo di non aver compromesso quei sottili. No. Ma tanto quella era già andata. Tanto quella era già andata, puttane, anni fa rispetto a questa live. Bene. Ma ultimo argomento e poi vi lascio, perché penso sia ormai mezzanotte. Posso? Da voi. Vai, posso vai. Dare c'è spazio a Pro Pantriolo, che ha fatto una donazione di 5 euro per fare una domanda. Diamogli spazio. Non sono d'accordo con la scusatemi, ma non riesco a seguire, cioè sto seguendo Twitch, e perché siamo in live sia su Twitch che su YouTube.
quindi non ho notato. Guarda, non sono d'accordo con la sovranità monetaria, potevamo risolvere meglio la situazione in Italia. Guarda la KfW in Germania che hanno stampato moneta. Vero, vero, sicuramente la Germania ha gestito la situazione Covid in maniera decisamente migliore rispetto che in Italia. Qui si apre però un grandissimo tema del quale non credo che abbiamo tempo questa sera di parlare, ovvero il numero di morti, il conteggio come viene fatto in Italia, come viene fatto in Germania. Sicuramente per quanto riguarda la gestione dell'emergenza, c'è da dire che, brutalmente detto, il numero di terapie intensive in Germania era estremamente più alto rispetto a quelle che si trovava in Italia. Di conseguenza, se aggiungiamo che probabilmente i tedeschi sono un po' più disciplinati degli italiani, mettiamo assieme un po' tutte queste cose, sicuramente la situazione Covid è stata gestita meglio. A livello della banca che ha stampato moneta, lì dico la verità, bisognerebbe aprire un discorso molto molto ampio, Sì, perché perché volevo farti finire, in realtà non è proprio vai, così, cioè la esatto, non è proprio KfW è così. tipo la Cassa Depositi e Prestiti, non stampa proprio niente, è Esatto. come se da noi Cassa Depositi e Prestiti decidesse di emettere obbligazioni con garanzia Cassa Depositi e Prestiti, volendolo si può fare, cioè, tanto ci Esatto, sono i esatto. dividendi di ENI a fare da garanzia, quindi... Aspetta, aspetta che mi faccio una ramanata. Quindi... Come Nel finirà senso, questa è come la ramanata? nostra, esattamente, non c'è qualcosa di uguale, però è molto simile alla nostra Cassa Depositi e Prestiti. Quindi non c'è stato nuova moneta, anche perché uno Stato non lo può fare singolarmente, cioè non si può fare. No. Non è che la Germania, l'Italia così possono dire adesso stampo moneta. No, non si può fare, cioè non è proprio previsto. Certo, Deve essere certo, fatto solo certo. a livello europeo. Sì. Quindi non... Però sicuramente sono stati svegli a fare sta roba. Quando Ragazzi, hai il costo basso del debito, puoi permettertelo. certo. Ultimo tema che voglio trattare, che vi voglio chiedere, poi vi lascio andare, vi ho tenuti qui per 2 ore. Cosa ne pensate del mercato delle criptovalute? Quindi Bitcoin e anche altcoin. Con tutto questo, tutto quello che sta succedendo in questo momento. Io, Vai, se posso vai. avanzare una proposta, lascerei Sonny per ultimo, perché secondo me è quello più preparato, così può smontare tutte le vaccate che dirò. Ma... No, fai Perché ne benissimo. dirò probabilmente. Allora dai, comincia tu, Pietro, poi Io? vado io e poi lasciamo per ultimo Sonny. No, in realtà io ho un pensiero molto lineare sulle cripto, che piano piano mi sto formando, perché partiamo dal presupposto che non le ho toccate come investimento, cioè non, ci ho messo 1 euro, quindi da questo punto di vista sono ancora molto fuori. Ma perché? Perché non le conosco e quindi è giusto così. Così come chi non conosce l'ETC non deve comprarselo per il petrolio, è la stessa cosa. Cripto, lato tecnologia, secondo me va capito, cioè non si può chiamiamolo investire, semplifichiamo il discorso, investire nelle cripto senza conoscere esattamente come funziona la tecnologia. Lo dico perché noto che tante volte si fanno solo dei discorsi di tipo monetario, è inflazionistico, deflazionistico. Sì, ho capito, ma come funziona poi? Cioè, per esempio, da quanto ho capito io, ripeto, ho già in mente di fare una live con anche gente che si occupa proprio del settore lato tecnologico. Uno dei grandi limiti di Bitcoin è che a un certo punto il Bitcoin diventa, il funzionamento di Bitcoin diventa legato al suo prezzo. Cioè, nel momento in cui il prezzo scende sotto un tot, non si riesce più a fare transazioni. Quindi, adesso magari sono io che ho capito male, ma indipendentemente da questo, cioè facciamo anche che non sia così, ok? Diciamo che ho capito male. Comunque, io ho dei dubbi lato tecnologia. Non dico ho delle riserve nel senso che penso che non funzioni, però ci sono delle cose che devo capire e fin quando non le ho capite io non le tocco. Questo lato tecnologia. Lato monetario invece sono molto interessanti perché abbiamo visto, già se ne parlava anni fa, 2017, ma stiamo vedendo anche adesso la conseguenza di un eccessivo stampare moneta e lo vedremo. Secondo me già tra un annetto,
e ci sarà inflazione, cioè innegabile. Sarà, non, secondo me non sarà un'iperinflazione, ma ci sarà sicuramente inflazione più grande. Quindi lato monetario ci vuole qualcosa, non so se sarà Bitcoin, non so se saranno le cripto, però un altro asset che può essere come ad esempio l'oro, che faccia da riserva, da bene rifugio. Quindi le cripto secondo me sono interessanti, prima di tutto lato tecnologia, ma ripeto, non l'ho capito il lato tecnologia, cioè lo devo approfondire, quindi non mi esprimo più di tanto, perché cosa dovrei dire? Lato monetario sì, cioè sto cercando di capire se si avvicineranno in futuro a qualcosa di simile all'oro o se seguiranno i mercati, perché in fondo sono molto dominate dai retail, dai investitori piccoli. Lato monetario secondo me ci sono un paio di scenari possibili, però la verità è che secondo me io le devo ancora capire, cioè quello è il discorso, e infatti io ho intenzione di muovermi avanti, più avanti, facendo proprio un mese dove mi faccio una full immersion di cripto, così almeno vedo di cavarci fuori qualcosa, se no che senso ha di che parliamo. Io invece dico la mia, io sono convinto che il Bitcoin salirà di brutto a breve, nel senso che a breve intendo nel giro di qualche settimana ce lo ritroviamo a $10,000 a Bitcoin, in questo momento siamo poco sopra i 7,000. Sto vedendo una forte tendenza da parte degli istituzionali, che tengo monitorato attraverso il COT report che settimanalmente viene pubblicato dalla FTC, dalla Future Trading Commission americana, sto vedendo una forte tendenza negli istituzionali ad accumulare Bitcoin, quindi molto interessante questa tendenza. E ricordiamoci che ci stiamo avvicinando alla data dell'halving, quindi al dimezzamento della revenue per quelli che sono i minatori di Bitcoin. Quindi, detto questo, a mio avviso, più andiamo avanti nel tempo e più il Bitcoin avrà un ruolo di appunto bene rifugio, perché di fatto si trasformerà in quello che è un bene finanziario dove appoggiare, dove parcheggiare dei soldi in un'era digitale che è sempre più galoppante, e noi tre in questa conference call noi quattro ne siamo l'esempio. E quindi personalmente credo che sia molto presto per speculare o comunque pensare di utilizzare le altcoin per appunto fare degli investimenti di lungo termine. Altcoin come appunto Ethereum, piuttosto che progetti anche un po' più, diciamo, evoluti, dei quali adesso non stiamo a parlare, sicuramente sono molto interessanti in futuro per lo sviluppo di token e questo tipo di cose, ma per un investimento finanziario Bitcoin, e io ci credo tantissimo, e secondo me già lo vedremo nelle prossime settimane che avremo dei ritorni interessanti. Sì. Sonny, è arrivata la tua volatile. No, io ci credo in quello che ho detto, io metto i soldi, cioè. No, vi stavo ascoltando, no, pensavo, no, stesse continuando, no, vi stavo ascoltando con molto interesse. E no, prendevo anche qualche appunto, perché Pietro, parto un attimo con Pietro. Tu applichi la scelta saggia che dovrebbe fare un investitore, ossia io non metto niente in portafoglio se non ho capito alla perfezione come funziona, e quindi grande, grandissimo da questo punto di vista. Io penso che dal momento in cui ci si renderà conto della potenza non tanto del Bitcoin o delle criptovalute, che io definisco un po' lo specchietto per le allodole, quanto della famosa tecnologia di cui si parlava prima, ossia la blockchain come evoluzione del sistema internet. Allora lì, in quel preciso istante, capiremo l'importanza delle criptovalute, capiremo per quale motivo delle 5.000, oggi se noi andiamo sul sito, potete andare tutti quanti voi per avere un primo approccio
con le criptovalute. CoinMarketCap.com è un sito che vi permette di avere una view chiara di quello che accade attorno a noi. 5.368 criptovalute, quindi questo che cosa significa? Significa che nel mondo ci sono 5.368 aziende che hanno introdotto un sistema blockchain all'interno del loro processo di produzione e che quindi hanno creato un token, un altcoin, una criptovaluta. Ora, chiaramente, di queste criptovalute, nell'arco di un decennio, perché Bitcoin sta per entrare nell'undicesimo anno di vita, quindi ha già compiuto il suo primo ciclo decennale, dove si dimostra che all'halving, che è appunto l'evento che accadrà intorno al mese di maggio, intorno al 18 maggio, i Bitcoin è sempre andato incontro ad un apprezzamento. E qua mi collego con Luca, che lo ha insomma descritto, correggimi se sbaglio Luca, come una sorta di riserva di valore del mondo cripto. A me sì, mi sembra proprio questo. Ha perfettamente senso. Io vorrei sottoporre però l'attenzione anche ad alcune altcoin molto promettenti, che secondo me sono abbastanza carine nel loro procedere, che vanno sicuramente tenute sotto controllo, e mi riferisco ad Ethereum in particolar modo, perché mentre il Bitcoin è il padre delle criptovalute, Ethereum è un po' la mamma, perché tutte le altre blockchain, tutte le altre criptovalute, o meglio non tutte ma una larga percentuale, sono create sul sistema Ethereum. Vi invito anche a tenere sotto controllo Stellar, che è un ottimo, ha un ottimo grafico per adesso. Con la recente correzione del Bitcoin, molte altcoin sono andate nei pressi del loro minimo storico e alcune sono addirittura molto sottovalutate rispetto alla potenzialità del progetto. Mi viene da citare Q2M, TRX, VET, tutte queste criptovalute più piccole, ma che comunque hanno un progetto saldo alle spalle, che un domani, in virtù di un potenziale allungo del Bitcoin al rialzo, che potrebbe avvenire in ottica halving, si porterà dietro queste altcoin, con una caratteristica: che il Bitcoin è considerato nei nostri ambienti il pachiderma delle criptovalute, proprio per questo suo aspetto di riserva di valore. Ossia che quando sul Bitcoin avviene un movimento rialzista, anche del 10-15% nel corso di una giornata, probabilmente su alcune altcoin mirate, che sono quelle più promettenti, il movimento è replicato per 4, per 5. Okay? Bisogna prestare molta attenzione, perché questo accade anche nei crolli. Quindi se il Bitcoin perde il 10%, in queste altcoin tu vedrai una perdita anche del 30, del 40, cioè tendono ad amplificare quelli che sono i movimenti del Bitcoin. Il vantaggio qual è? Il vantaggio è che fare trading sul Bitcoin, non con i CFD, quindi a tutte le persone che ci stanno ascoltando in questo momento, vietato, metteteci la croce, i broker mi odieranno per questo, ma è così che funziona, non si tradano sicuramente le criptovalute con i CFD, si fa trading reale sulle criptovalute. Un trading reale che ha dei costi bassissimi, perché detenere una criptovaluta nel wallet non è che costa, ha pochissime spese di gestione. E l'effetto leva non mette a repentaglio quello che può essere il capitale, come magari possono fare gli strumenti che si servono della leva, perché nelle criptovalute non viene utilizzata, ad esempio. Quindi le persone godono più che altro dell'escursione percentuale, quindi è un trading in un certo senso meno rischioso rispetto ad alcuni, alla stragrande maggioranza degli strumenti tradizionali. La cosa importante sulla quale bisognerà ragionare è quali fra queste blockchain, quali fra queste società avrà un futuro di qua al prossimo decennio, e allora lì bisogna iniziare a piazzare un proprio asset allocation totalmente diversificato rispetto a quello dei mercati tradizionali. Sono due mondi che camminano in parallelo, ma in due portafogli separati, perché stiamo parlando di una linea di demarcazione fra il vecchio internet, che è quello che conosciamo noi oggi, e il nuovo internet, che sarà l'internet della certificazione, che si sposa perfettamente con un contesto di smart working, dove probabilmente non devi più andarti a recare dal notaio, ma potrai firmare un atto di vendita di una casa utilizzando una stringa generata tramite blockchain, perché lo smart contract lo prevede. E allora un nuovo modo di concepire la rete, creare questo internet certificato. Ora, in questo ci saranno delle aziende e quindi dei token che avranno un employment nel corso dei prossimi anni molto importante, che va sfruttato e che quindi dobbiamo cogliere adesso per metterle in portafoglio a prezzo bassissimo e poi godere dell'escursione. Ma io ho una domanda per Sonny. Quando perché io qua nel frattempo mi sono aperto i grafici. Sì. Però chiaramente, cioè, mi dicono pochissimo, nel senso che io qua per esempio ho aperto Stellar contro dollaro e sì, vedo che Stellar ti fa comprare
in questo momento 5 centesimi di dollaro, ma di base sì, non vuol dire niente, cioè come dire che l'oro vale 1800 dollari, ok? Tu prima però hai detto alcune aspetta, di queste... perché dire, cioè l'oro ha un valore dietro. Rispetto. Sì, ci siamo, nel senso, ci siamo capiti. Tu prima però hai detto, alcune di queste sono sottovalutate, non vorrei metterti parole in bocca che non hai detto, rispetto alla bontà del progetto? Al loro valore, certo. Ma com'è che lo dici sottovalutato? Cioè in base a cosa dici sottovalutato? È sottovalutato in base alle considerazioni che vai a fare quando esamini un progetto di un'azienda che utilizza quella blockchain. Vai sul loro sito, scarichi un po' il white paper, leggi e cerchi di capire qual è il loro procedimento. L'altra domanda che ti devi fare è a che punto della roadmap siamo. Questa è una cosa essenziale quando si crea un ICO e quindi un initial coin offering, e quindi stai in un certo senso lanciando il tuo token per raccogliere investitori. Tu devi, la blockchain è un mondo trasparente, quando tu lanci un token tutte le persone che collaborano al tuo progetto devono sapere a chiare lettere chi sei, cosa vuoi, dove vuoi andare, quali obiettivi vuoi realizzare e di quanti soldi ti servono per partire. E poi da quelli che sono gli documenti che tu puoi andare a trovare sui loro siti, quindi il white paper, gli smart contract, questo è uno dei modi anzi per stare lontani dalle truffe. Molte persone investono su dei token fantasma, perché bisogna stare attenti, quando la tecnologia compie dei passaggi, le truffe vanno per niente. Quindi non è raro sentire di gente che viene appunto chiamata a casa e li invitano ad investire sul token del futuro e quant'altro. Lì stiamo giocando alla The Wolf of Wall Street, né più e né meno. A guadagnare sarà soltanto chi ti vende quella criptovaluta lì, in realtà non è quotata o magari non è quotata, non ha un white paper, non ha uno smart contract, si trova soltanto in una sorta di prelancio e poi non si andrà a concretizzare in niente. A differenza di queste ci sono delle altre criptovalute, come Stellar nel caso specifico, che ha accanto un'analisi fondamentale incoraggiante. E allora il fatto che io veda la sua quotazione a 5 centesimi di dollaro mi fa un attimo, come dire, fermare, cercare un po' degli spunti per capire se altre persone, dato che a differenza degli strumenti del mercato globale le criptovalute hanno una capitalizzazione di 199 miliardi di dollari, quindi si tratta di un mondo che comunque è ancora embrionale, molti pensano che sia già arrivato, il mondo delle cripto deve ancora esplodere, noi siamo soltanto dei pionieri in questo contesto. Bisogna capire se le persone della community in questo momento la pensano come me e quindi credono che Stellar sia sottovalutato, e questo poi lo si va a riscontrare uno nei grafici, due accostandosi a quelle che sono le informazioni di analisi fondamentale che ti danno nei vari gruppi delle aziende, perché le aziende in genere creano tutte dei canali Telegram, hanno dei modi molto istantanei per comunicare con le persone che investono, che tengono comunque questo token all'interno del proprio portafoglio. E da lì, in base alle notizie che vengono fuori, si va incontro a delle escursioni che possono essere sfruttate con un rischio contenuto, perché ribadisco, non essendo primario il trading in leva, mentre nei mercati tradizionali la leva su certi strumenti è quasi obbligatoria, perché le escursioni di prezzo, ad esempio sul Forex, salvato gli ultimi tempi, sono abbastanza ridotte. Sulle cripto il discorso è diverso, perché non essendoci appunto la leva finanziaria, si ha la possibilità di immaginare anche degli investimenti a lungo termine. Non esiste quello, non esiste lo swap, non esiste il rollover, è un investimento molto interessante proprio perché vedi un sacco di costi tagliati, ammortizzati. Però guarda, allora da super principiante ti chiedo di farmi un'analogia e provo a partire, e tu prova a vedere se riesci a partire da questo punto. Per esempio, una cosa estremamente difficile da valutare sono le aziende biotech. Perché? Perché non fanno ricavi, non certo, hanno prodotti, quindi fino a quando non escono sul mercato, tu com'è che puoi valutarle? Perché magari vedi, sta a 50 centesimi, dici ok, allora esci con questo prodotto che è un farmaco che si usa in oncologia, benissimo, qual è la dimensione del mercato di riferimento? È 1 miliardo, perfetto, se funziona quanti lo usano? Il 10%, ok, 100 milioni. Io faccio fatica però quando vedo una cripto a dire quanto, cioè proprio quanto, cioè per esempio questa Stellar,
Tu dici 5 centesimi è sottovalutata, ma quanto è equamente valutata? Cioè su che parametri? Perché quelli soft, cioè come lo vede il management, com'è il progetto, se è buono, quello ok, però non è numerico. Cioè no, c'è una base numerica numerico, a cui mi posso appigliare. Ma non c'è niente no? di numerico, Pietro, per adesso okay. sulle cripto, perché sono progetti nuovi, solo ed esclusivamente per questo, perché come dici tu, il grafico non ci mostra attualmente tutti questi grandissimi spunti, per questo è importante giocare in questo momento storico delle cripto più di fondamentale, quindi cercare di capire come si sta muovendo quell'azienda piuttosto che un'altra. Ora Stellar è un'azienda più incentrata su degli argomenti prettamente tecnici che riguardano il mondo della blockchain, ok? Ma ci sono delle altre blockchain che, ad esempio, ne butto la una, si occupano di raccogliere tutta la plastica del mare, ok, per creare della plastica vero similare a questa, non so se la vedete, ok, questi sono granuli di plastica, questi granuli di plastica poi possono diventare una qualunque cosa, generalmente diventano tubature, ok, quindi dalla plastica del mare, tramite questi macchinari che vengono realizzati da questa azienda, si porta questo prodotto che può essere sfruttato per fare una qualunque cosa. E tu mi stai chiedendo a cosa serve la blockchain, cioè che cosa certifica. La blockchain certifica che la plastica proveniente da quel sistema di riciclaggio della plastica del mare sia appunto una plastica certificata che risponde a determinati canoni, ok? Per le aziende che poi dovranno andarla ad utilizzare. Questo è un progetto che quando è partito ha raccolto 40 milioni, che comunque è una cifra molto importante. Quando ha lanciato il token ha raccolto 40 milioni di investimento. Tu immagina un'azienda che inizia il suo business e c'ha 40 milioni da spendere per avviare questo progetto. Sì, tantissimo. È tantissimo, ti ritrovi in una situazione in cui puoi iniziare a lavorare. E con le cripto la cosa fantastica è che questo progetto tu lo puoi presentare in tutto il mondo in tempo reale, perché è una cripto che andranno a versare, quindi i trasferimenti sono anonimi, celeri, cioè subitanei, avvengono simultaneamente proprio al momento in cui si fa, e chiaramente sono quegli investimenti dove o la va o la spacca. Cioè tu naturalmente cerchi di comprare al prezzo più basso possibile, perché presupponi che quel business della plastica un domani possa diventare qualcosa di veramente importante, ok? Ora, ad esempio, stiamo ragionando ad un progetto legato ai diritti d'autore dei libri. Vi do quest'anteprima, stiamo lavorando a uno smart contract relativo... Attimo, c'è uno che dice 40 milioni è tantissimo e ride. Raccoglili tu con un progetto non partito. Cioè, no, non beh, no. Se lui sa come raccogliere 40 milioni... Nella chat, ragazzi, nella chat stanno girando certi fenomeni, no, che io rido perché vedo certi. Io non li leggo, io non riesco a leggerli. Cioè, commenti, chiaro che non io li leggo tutti. Di Alibaba, cioè, non ovvio, ti perdi niente. Però... 40 milioni? Allora, scusate, la mia domanda è: se lui c'ha 40 milioni, ce lo dica che possiamo investire in qualcosa di importante. No, cioè, se lui ha fatto 40 milioni, o se ha un modo per raccoglierli per un progetto in maniera. Allora, a questo punto ti faccio un'altra domanda. Ma quindi, in questo esempio che mi hai fatto, ad esempio, della plastica, che poi può essere buono o no, non lo so, lo sai tu, quello scappa nel frattempo. Ciao, ciao. Vabbè. Sembra più, vediamo se ci ho preso, che la cripto è un modo per raccogliere capitali che non fine a se stessa. Certo. Ok, ok. Certo, cioè ha un'utilità. Ma esistono due tipologie di token, questa è una cosa fondamentale. Equity token e utility token. Gli equity token fungono più che altro da titoli, mentre gli utility token... sono, ti faccio un esempio proprio base, no? Come si capisce l'utilizzo degli utility token. Se tu vai alla Apple Store a Milano, ok, e ogni volta che vai là dentro e acquisti ti dessero dei token Apple con i come quali i punti della Despar, esatto, i punti della Despar, ti vai a comprare le cuffie, le AirPod piuttosto che quello che vuoi, tu li vorresti o non li vorresti? Se uso il prodotto, sì. Certo. Ecco, quello sarebbe l'utility token, e ci sono delle aziende che già lo utilizzano. E i primi siti ad introdurre l'utility token sono stati alcuni siti porno che hanno introdotto proprio l'utility token per monetizzare subito.
cosa facevano? Tu entravi quando ancora Pornhub non aveva preso proprio, insomma, il predominio, entravi, compravi un pacchetto per far monetizzare i siti subito. Cioè, geniale se ci pensi, no? Se tu compri il mio utility token e devi comprarne un tot, io monetizzo subito, poi tu te li sfrutti nel tempo, ma io già ho realizzato quel denaro, capito? Ti compri un pacchetto di utility token, ci sono molti che li regalano, molti che li danno, ma e quelli servono appunto per quello. Sono gli stessi che vengono usati comunque nei videogiochi, come per esempio su FIFA ci sono i FIFA points con i quali compri i pacchetti o compri altre mille cose, esatto, in app. Sì, chiaro. Esatto. Poi ci sono alcuni di questi utility token che hanno preso un valore e che quindi la quotazione è stata un buon incentivo per portare la gente a speculare, proprio perché nel momento in cui tutti hanno iniziato a volere il Bitcoin nasce con un intento ben preciso, ossia quello di avere un numero finito, prestabilito, e quindi di andare incontro ad un processo che porterà e che, insomma, immagina di portare il prezzo ad aumentare fino al 2140. Ok, poi da lì bisognerà capire che cosa succederà. Calcolate che si tratta comunque di una tecnologia già vecchia, obsoleta. Sposo un po' la teoria di Luca, ossia del fatto che potrebbe diventare una sorta di riserva di valore del mondo cripto, quindi rimane là un po' come oro digitale per essere stato il caposaldo di questa rivoluzione che poi sarà la blockchain e non le criptovalute, perché ribadisco, la cripto è solo uno specchietto per le allodole. Ethereum è la blockchain. Noi sbagliamo a chiamare ad esempio il coin Ethereum perché il coin si chiama Ether. Ethereum è la blockchain, quindi noi dobbiamo andare a studiare bene cosa fa Ethereum, ed è un discorso molto interessante che richiederebbe tempo per essere approfondito, spero che lo faremo magari in qualche altra situazione. E poi Ether, che tra le varie cose, per creare una nuova blockchain è essenziale. Quindi quando il prezzo del Bitcoin sale, ci si tende ad approvvigionare Ethereum a basso prezzo proprio per comprarli ad un prezzo più conveniente, per creare la propria blockchain a loro volta. Quindi gli Ethereum sono una sorta anche di seconda riserva di valore. Se il Bitcoin sarà l'oro, io immagino gli Ethereum come se fossero l'argento, considerando che quando ci fu quel rialzo alla fine del 2017 Ethereum sfiorò i $1,400 e oggi quota 172. Calcola che nel 2017 c'era gente che avrebbe dato un rene per comprare Ethereum a 172. E quindi, siccome si riprende un po' la fase di Nathan Rothschild, bisogna comprare quando nelle strade scorre il sangue. Cerchiamo di vedere quando sarà questo momento sempre figurato per le criptovalute, e poi da quel momento potrebbe essere interessante iniziare a prendere già qualche posizione e poi utilizzare anche una sorta di strategia come quella di cui parlava Luca, una piramide senza martingale che piano piano ti va a programmare anche dei pendenti posizionati in punti strategici del grafico. Devo approfondire, però in realtà ci sono, cioè il discorso, quello della plastica, devo dire è stato abbastanza interessante perché vedi tutto da un'altra prospettiva, quindi quello mi è stato utile, è figo, però va approfondito, perché cioè, è una cosa completamente diversa rispetto a una valuta. Sì, no, totalmente, ovvio. Esatto. Cioè non esiste, noi per esempio, vedi, Riccardo ce l'ha, l'abbiamo fatto proprio per mostrarlo alla gente un po' com'è, come sarebbe il token reale. Ce l'hai anche tu. Pure Luca dovrebbe avercelo questo. Sì, me l'hai regalato proprio tu. Esatto, questo poi è nostro portafortuna, ma è proprio per dare un'idea del fatto che lo puoi rendere concreto, ma nella realtà dei fatti è una cosa che si muove in quel cyberspazio nel quale ormai inizierà a muoversi tutto. E quindi bisogna prendere precauzioni in tal senso. Vabbè, i Bitcoin si comprano su AliExpress, come tutto d'altronde. Io l'ho preso a 3 euro su Wish, se è per quello. No, 2 euro, forse, non me lo ricordo. No, però questo posso qua dire di avere un Bitcoin. Cioè. Esatto, sì, almeno lo vedi concretizzato, diciamo. Bene. Ragazzi, è stato un piacere, abbiamo tirato avanti oltre mezzanotte, oltre quasi 2 ore e mezza. Mi avete fatto chiudere due canali, sia quello Twitch che quello YouTube, quindi perfetto, grazie mille. Andiamo ragazzi. Bene, esatto. Andiamo bene, Riccardo. Va bene, il dubbio mi dissocio così. Mi dissocio. Perché bisogna sempre dire mi dissocio. Rimane registrata questa live? Sì, la lascio. No, la lascio sia su YouTube che su Twitch, quindi si potrà rivedere quante volte si vorrà.
È stato un piacere. Poi comunque qui sotto in descrizione ho già dall'inizio della live lasciato i vostri canali, quindi se qualcuno vuole andare ad Grazie, approfondire chi grazie. sono questi tre magici personaggi che ci hanno aiutato tantissimo, li trovate qui sotto. E buonanotte. Ma che Grazie momento andare a Riccardo, ciao registrare. ragazzi, ciao a ciao Pietro, ciao tutti. Luca.